Bene, signori, buongiorno. Allora, l'udienza è aperta. L'imputato è presente, sono presenti entrambi i difensori di fiducia. Quindi siamo qui per la replica del pubblico ministero. Dico a lui come a tutti che la replica, lo ripeto anch'io, quindi mi replico, deve vertere unicamente su argomenti specifici. Non è una nuova difesa o una nuova requisitoria. D'accordo? Prego, signor Pubblico Ministero. Signor Presidente, signori giudici, accolgo senz'altro l'invito. Io credevo nel corso della mia requisitoria di aver esaminato tutto con chiarezza, o meglio di avere esaminato quantomeno gli elementi oggettivi che nel processo ci sono e che sono stati acquisiti nel dibattimento. Credevo, per la verità, che una replica del PM non fosse necessaria, in quanto, a mio parere, avevo già elencato tutti gli elementi. Evidentemente mi sono sbagliato, dopo aver sentito le arringhe dei difensori, e vengo al punto degli elementi, dei punti da chiarire. Io debbo mettere in evidenza che i difensori, nelle loro arringhe, hanno omesso completamente di prendere in considerazione degli elementi oggettivi di emergenze che sono state senz'altro fornite dal PM nel processo. Questo porta a una conseguenza, perché a mio avviso sono omissioni che alterano le conclusioni. Perché vedete, se il ragionamento di accusa e difesa si basa sugli stessi elementi di fatto, si perviene sì a conclusioni diverse, sono valutazioni, ma almeno si parte da presupposti diversi. Ma se il ragionamento delle parti o di una delle parti, come per me è successo in questo processo, si fonda su elementi completamente diversi, perché alcuni sono stati omessi, è chiaro che le conclusioni sono diverse, ma non perché il ragionamento ha portato una delle parti in una direzione e l'altra in un'altra, ma perché una delle parti ha omesso un qualcosa che invece nel processo c'è. Mi riferisco ad esempio ai ragionamenti fatti sulla base delle dichiarazioni di alcuni testi. Se noi si ragiona e si valuta ciò che hanno detto i testi sulla base di quello che hanno veramente detto, tutto bene, ma se si omette di prendere in considerazione che ci sono stati altri testi che hanno detto altre cose, il ragionamento è viziato. Così nel caso dei risultati delle indagini. Se delle indagini hanno portato a una qualche conclusione, ma poi è stata fatta una perizia che ha chiarito questi fatti e quando si va a concludere si tiene solo presente i risultati dell'indagine e si omette completamente il risultato della perizia, capite che è inutile stare a discutere. Questo è successo, a mio ovviamente punto di vista. Io a questo punto ho avuto l'impressione, ma è un'impressione ovviamente solo mia, di aver assistito a un dibattimento diverso da quello cui hanno assistito i difensori, perché io ho precisato le mie conclusioni sulla base di alcuni fatti oggettivi, sono lì perizie, testimonianze che nel ragionamento del difensore non ci sono assolutamente. Evidentemente allora qui è diverso dalla valutazione. Però ho avuto anche un'altra impressione, che anche i due difensori hanno assistito fra loro a dibattimenti completamente distinti. Mi spiego. Il primo difensore in una giornata cosa ci ha detto? Pacciani è innocente, non c'entra nulla. Guardate, questo dibattimento ha provato che l'autore di questi omicidi è uno sicuramente del clan dei Sardi, che viene dalla pista sarda. Ci ha spiegato perché secondo lui proviene dalla pista sarda, ci ha detto che c'era quella sentenza del giudice istruttore,
che per la verità aveva prosciolto tutti, però ci ha detto: guardate, il dibattimento ha provato che è uno dei Sardi, o dei Mele, o dei Vinci, tutte persone, ci sono le foto negli atti, non sto a evidenziarlo io, che non arrivano a 1,50 di altezza, nessuno di quelle persone. L'altro difensore, nei tre giorni successivi, con ricchezza di argomentazioni completamente diverse, vi ha detto: guardate, c'è la prova che non è il Pacciani l'autore di questi delitti, perché c'è la prova che l'autore di questi delitti è più alto di Pacciani, è sicuramente una persona alta, 1,80 m. Allora, anche ieri ci ha detto: è quel signore, quello di Borgo, che ha visto in un bar la Rontini, sicuramente alto. Ma allora anche questi due difensori nelle loro arringhe hanno falsato, secondo me, o comunque visto i risultati del dibattimento in modo talmente diverso che uno dice: guardate, c'è la prova che l'autore di questi delitti, non essendo Pacciani, è un sardo, 1,50, l'altro no, c'è la prova che è 1,80. Io vorrei che allora si rimanesse agli elementi oggettivi. È vero, ci è stato detto dal primo difensore: guardate, non c'è niente, gli indizi, acqua calda. Ne avesse considerato uno, nulla, acqua calda e basta, affermazioni di principio. Ha aggiunto: no, anzi, c'è un indizio, è il blocco Schizenbrunner, però di tedesco c'ha solo il nome. Non si è messo nemmeno a prendere in considerazione quelle che erano i risultati delle perizie sul blocco, i risultati di quella rogatoria, le dichiarazioni rese in aula dalla sorella del Meyer. Allora, come si fa a prendere conclusioni sulla base di dati processuali che per il difensore non ci sono? È un metodo assolutamente lacunoso. Forse quando ha deposto Landgret Meyer il difensore era distratto, però c'è stata. Noi tutti, voi corte, dovete tenerle presente. Forse quelle rogatorie, i risultati di un'attività fatta in Germania, di quell'attività del procuratore della Repubblica di Osnabrück, il difensore non l'ha tenuta presente, ma voi sì. Quindi dire che quel blocco così di tedesco ha solo il nome mi sembra non sia un metodo giusto per arrivare alle conclusioni. E quindi mi sembra che io replicare nei confronti del primo difensore ho finito, non ho altro da dire. Grazie. Il secondo difensore ha messo tre giorni e ha detto tante cose. Vediamo. Secondo me le ha dette nell'ottica che ho detto, omissioni complete di una serie di elementi. E poi ha concluso: gli elementi indiziari individuati dal PM sono incerti, imprecisi, equivoci. Non intendo su questo tornarci sopra, sono valutazioni che fa il difensore, però vediamo con quale meccanismo logico è arrivato il secondo difensore a dire che sono indizi imprecisi, incerti, equivoci. Io vi dico, e cercherò di dimostrarvelo, che queste conclusioni derivano da una lettura degli atti, da una lettura del dibattimento, dei risultati, in cui non si tiene presente assolutamente alcuni risultati, alcune testimonianze, i risultati di alcune perizie, completamente omessi, come se non ci fossero, i risultati di alcuni chiarimenti forniti a voi, nemmeno prese in considerazione. Questo, come ho già detto, mi ha lasciato meravigliato e perplesso, perché se si fosse arrivati alle stesse conclusioni, nessun problema, conclusioni diverse, vabbè, è vero, però se le conclusioni diverse si basano su fatti e su risultati diversi, allora si spiega tutto. Allora a me interessa solo rimettere in evidenza quali sono gli elementi che secondo me il processo ha sicuramente messo in luce e poi vedere se il mio ragionamento è logico o meno. Io ho individuato diversi punti, moltissimi, in cui il difensore ha omesso completamente di mettere in luce i risultati del processo. Li ho tutti evidenziati, ho preparato una memoria per punti, che ora illustrerò solo brevemente.
Questi punti sono tutti in atti processuali o sono testimonianze in dibattimento, sono perizie, sono chiarimenti. Io ho fotocopiato nella mia memoria gli atti per metterli a voi sotto gli occhi, perché in Camera di Consiglio possiate trovare gli originali e verificare se quello che dico in punto di omissioni o di imprecisioni del difensore è vero o meno, e perché poi possiate fare il ragionamento logico giusto sulla base di tutto quello che è emerso, no sulla base solo di una parte. Allora, in quel caso, una volta in cui si ragiona su tutto quanto è emerso nel dibattimento, qualsiasi sia la valutazione che poi voi fate, io non ho niente da dire, farete la vostra motivazione, però non si può ragionare sulla base di metà dati. Allora veniamo, punto per punto. Io cercherò di metterli in ordine, anzi li ho messi in ordine nella mia memoria. Il difensore ne ha parlato più volte in momenti diversi, perché questo era il metodo della sua arringa. Io ho cercato di razionalizzarlo solo perché sia più facile per voi ritrovare i documenti. E allora i punti sono molti, l'ho già detto, secondo me. Vediamoli uno per uno. Il primo punto sui quali il difensore vi ha dato certezze, ma che sono completamente diverse dal punto di vista della prova acquisita, è quella della data dell'omicidio ai danni dei giovani francesi dell'85. Io dico, e vi avevo detto, è provato che trattasi di un omicidio avvenuto nella notte tra la domenica 8 e lunedì 9 settembre. E vi avevo detto nella mia requisitoria quali erano gli elementi su cui si fondava questa convinzione. C'erano sì le testimonianze del Bonciani Paolo e del Borsi Gino, quelle rese nell'immediatezza del fatto, sono quei titolari del bar degli Scopeti che dicono di aver visto la Morio la mattina della domenica viva che comprava, faceva colazione. Quindi è un primo elemento, un dato oggettivo. Ma ce ne sono tantissimi altri che portano alla stessa conclusione, difensore, come se non esistesse. Per il difensore la prova è invece che sia il sabato, la notte del sabato, un giorno prima. Ma per fare questa valutazione vediamo i dati di fatto. Testimonianza del buon Guidi Mauro, è venuto in questo dibattimento spontaneamente, vi ha detto li ho visti vivi, ho visto la macchina, Golf, il pomeriggio e la domenica. Per il difensore questo signore non è mai esistito, nemmeno preso in considerazione. Bonaguidi è venuto, vi ha spiegato perché, e tranquillamente ha rafforzato quelle che erano le emergenze dei precedenti testi, come se non esistesse. Questo è un metodo che non è corretto, vediamo. Ma ci sono tantissimi elementi ancora più evidenti, e ci sono quella perizia medico legale fatta dai professori Mauri, Bonelli e Cafaro, che in 30 pagine solo su questo argomento spiegano perché l'omicidio è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì. 30 pagine, non una. Per il difensore atto che non esiste, nemmeno preso in considerazione. Per lui, senza tenere presente questa emergenza peritale, è avvenuto una sera prima. Spiegano i difensori, i periti, Maurri, Bonelli e Cafaro, nella loro perizia, che l'omicidio non solo è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì, ma spiegano perché sono, con quale metodo. Dicono cosa è emerso dall'autopsia, esaminano gli elementi materiali, i succhi gastrici, esaminano lo stato di putrefazione di quei poveri corpi. E spiegano come al momento del sopralluogo che loro fanno alle 16 del lunedì 9, spiegano perché l'omicidio secondo loro è avvenuto 16-18 ore prima, il che vuol dire fra le 10 e la mezzanotte della domenica. Di questi elementi nessuno vi ha parlato, ma negli atti ci sono. Ma come se non bastasse, il professor Mauri è tornato, è venuto in dibattimento. Gli abbiamo chiesto precisazioni, ci ha spiegato ancora meglio di quali erano i diversi fenomeni putrefattivi dell'uomo e della donna, e vi ha spiegato diffusamente come sulla base di questi fenomeni si arrivi alla conclusione che l'omicidio è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì. Niente, nessuno ve ne parla.
L'omicidio è avvenuto sabato. Dico, ma è un metodo questo? Allora il difensore ha un'idea geniale. Vi dice, PM, ti sei dimenticato di fornire una testimonianza. Quello della sorella della Morio, la sorella della morta. L'hai lasciato nei tuoi atti, non ce l'hai portato. Questa ragazza dice un qualcosa. Io sul metodo usato dal PM lo rifarei. Il PM deve acquisire tutti gli elementi e poi deve fare la lista testi. Li deve mettere a disposizione delle parti e prepara la lista testi, li sceglie lui. Se la difesa ritiene che ci sono testi importanti, li citi la difesa. Non è detto che li debba citare per forza il PM, il quale deve solo sentirli, acquisire il dato. Io non mi sento di dire che in presenza di tutti quegli elementi questa signora dalla Francia doveva essere citata qua per dire delle cose che non hanno alcuna influenza, dal momento che i risultati sono pacifici nel modo che ho detto. Ma il punto che mi ha lasciato perplesso, io subito ho detto mettiamola questa testimonianza agli atti del dibattimento, l'ho fornita io per far vedere che non c'era nessuna omissione colpevole, perché era un dato che al PM non faceva comodo. Leggiamola questa testimonianza, ma leggiamola per bene. Ci dice il difensore, è la sorella della ragazza morta, la quale ci dice che avrebbe aspettato una telefonata per i ragazzi che dovevano andare a scuola. No, non è vero, questa non è la sorella della ragazza morta, è lì, si chiama Craveitfili, la ragazza morta si chiama Morio, questa è la sorella del morto. Allora va letto per bene quel verbale, non vi si può venire a dire cose non vere pensando che il PM l'ha fatta apposta. La sorella del morto spiega che il ragazzo di 10 anni più giovane della Morio non conviveva con la Morio. La Morio aveva 2 figli, viveva per conto suo e quindi la, diciamo, la cognata non sposata fa solo una presunzione, dice penso che la Morio forse avrebbe telefonato. Non vivono insieme, sono presunzioni pure semplici. Che senso ha fondare la convinzione che si tratti di sabato sulla base di una testimonianza di una persona che non ha elementi per dirlo? Ma qui ci sono le perizie, ci sono i testi che hanno detto la verità, perché è comprovato dal professor Maurri. E allora vedete come non ha alcun senso fare illazioni sul comportamento del PM, sul fatto che quella testimonianza non l'ha usata. La Procura della Repubblica di Firenze non ha ritenuto opportuno far spendere al contribuente i soldi per far venire questa signora, se veniva in Italia, a testimoniare, perché non serviva assolutamente a nulla. Se serviva al ragionamento del difensore, poteva benissimo citarla lui, aveva tutti gli strumenti tecnici, la lista testi la poteva fare. Allora, primo elemento, mi sembra, quindi partiamo dal fatto che quell'omicidio è fra domenica e lunedì. Tutti i ragionamenti fatti al difensore sono fondati su elementi sbagliati. Secondo elemento, l'altezza dell'omicida. Ecco, è un elemento su cui i difensori hanno insistito molto. Uno dice 1,50, altezza Sardi 1,80, non ci interessa assolutamente niente. Qui bisogna solo vedere se abbiamo elementi nel processo per dire qual è l'altezza dell'omicida. Io direi l'unico elemento vero che abbiamo sono i fori su quel furgone dei tedeschi. Fori tutti situati, lo avete visto, fra i 135 e i 140, poco più, centimetri da terra. Sono stati misurati a medicina legale la sera del fatto, è stato chiarito. Ci sono le foto, ci sono le misurazioni. Quindi questo è il dato. L'unico, oggettivo. Partiamo da quello. Il difensore vi dice no, è 1,80. Perché? Vediamo perché. Perché sul furgone ci sono questi segni e si è visto come. Sulla Panda del 1900,
84, quella dei Rontini. Ci sono due macchie sullo sportello, o meglio, due aloni sulla polvere. Ecco, ora mi deve dire il difensore dov'è la prova che quelle due, quei due aloni sono dell'omicidio. Non c'è assolutamente nessuna prova in questo processo. Ci sono delle presunzioni. La polvere la sera è cascata, non è cascata. Ma la macchina da quanto era lavata, da quanto tempo, da quanto era sporca, dove era andata? Abbiamo elementi per dire. Nessuno. Ci abbiamo un verbale sopralluogo, fatto la mattina alle 6, anzi alle 5, che dice quella zona era piena di rugiada, la macchina era umida, quindi polvere, tutti elementi che non hanno assolutamente alcuna possibilità oggettiva di essere presi in considerazione. Non c'è prova che quegli aloni sono stati posti dall'omicida. Secondo elemento. Dice, ma sulla testa del ragazzo francese ucciso nell'85 c'è un segno, quindi vuol dire, siccome il ragazzo è 1,70, che l'omicida l'ha colpito dal sopra, era più alto, era quindi 1,80. Ma scusate, alla prova che è stato colpito mentre erano in piedi? Assolutamente no. Ragionamento che non ha minimamente alcun senso. Terzo elemento. Ci sono da qualche parte, qualcuno ha parlato di impronte di scarpe grandi, perché c'è la prova che sono le impronte lasciate dall'autore di quei fatti. Assolutamente no. Quindi il ragionamento sull'altezza è completamente destituito di elementi oggettivi su cui ragionare. Ma c'è di più. Il professor De Fazio è venuto qua in aula e vi ha spiegato come mai vi erano state delle conclusioni all'inizio delle indagini che potevano far pensare a un uomo alto. La prima era quella relativa al pianale su cui si trovavano i ragazzi nell'85, un pianale che loro non sapevano che era da terra a altezza del viso dell'uomo, delle spalle, non certo bassa come il pianale naturale, perché avevano costruito artigianalmente un ripiano più alzato. Non sapeva che non c'era la prova che quelle impronte lasciate sulla 500 non si sapeva di chi fossero, vi ha spiegato che il dato di quella perizia era completamente fondato su elementi oggettivi errati e quindi che non era possibile tenerlo in considerazione. Vi ha anche aggiunto che le tavole altimetriche, anatomiche, per misurare le persone sono del 1900, loro avevano usato quelle che esistono oggi e quindi anche se fossero stati dati elementi oggettivi, l'elemento era viziato da questo e che era necessario trovare elementi oggettivi diversi da quelle valutazioni. Di tutto questo il difensore non vi ha parlato. L'altezza è 1,80. Ma allora anche qui è un'omissione che altera il risultato processuale non tenendo conto di elementi veri. Il professor De Fazio ha spiegato perché. Noi vi abbiamo spiegato attraverso i testi di polizia giudiziaria che non è possibile accreditare quelle impronte a nessuno, quindi 1,80 è un'illazione. Dall'altra parte c'è una consulenza, anzi una perizia che avete fatto voi sulla compatibilità dell'altezza dell'imputato con i fori sul furgone dei tedeschi dell'83. La spalla 1,40 da terra. Io non ho da dire altro, le valutazioni vanno fatte sulla base di tutto. Alibi fallito, terzo argomento. L'alibi dato da Pacciani, che quella sera era alla festa dell'unità, a cena, la notte della domenica, è un alibi tranquillo. Il Fantoni non è credibile, perché il Fantoni quando dice che alla festa dell'unità di Cerbaia non ha cenato con Pacciani, non erano allo stesso tavolo, Fantoni, dice il difensore, non è credibile, dice lui Fantoni delle cose errate, il povero Pacciani appena se l'è ricordato ha detto la verità. Pacciani ha detto era a cena alla festa dell'unità di Cerbaia la sera della domenica, l'ha detto quando se n'è ricordato, per cui è credibile e sbaglia Fantoni. Signori, ma ci sono gli interrogatori dell'imputato, del Pacciani. Ha rifiutato di rispondere al PM, però gli interrogatori sono ai vostri atti, proprio perché ha rifiutato di rispondere sono in vostro possesso. Ma avete letto certamente cosa dice Pacciani nel suo primo interrogatorio? Io vorrei leggervelo perché è importantissimo, altro che Fantoni che dice il falso. Nel primo interrogatorio di Pacciani, reso a 4 giorni dal fatto, 5, dice
Domenica 8-9, dalle 8 alle 11 sono stato a lavorare a casa. Dopo sono andato a pranzo, dopo ho portato le figlie a San Casciano alla festa del Bardella, sino alle 16. Successivamente sono andato sempre con le mie figlie a Cerbaia, alla festa dell'Unità, dove siamo rimasti sino alle 19, dice Pacciani. Ma aggiunge, in località Cerbaia avvenne un episodio col Fantoni, sappiamo com'è andato. Dice però, dopo le 19, sono tornato a casa per cenare. Lo dice lui che è andato a cena a casa. E ora noi lo dovremmo credere, perché dice di aver cenato col Fantoni, quando è lui che nell'immediatezza dei fatti dice di aver cenato a casa. No, dopo 8 anni, non nell'immediatezza dei fatti, scusi. C'era per carità. C'era un'imprecisione evidente. No? Non nell'immediatezza dei fatti, dopo 8 anni, abbia pazienza. Presidente, mi permette? Mi permette? L'anno 1985, a D19 del mese di settembre, in San Casciano, Val di Pesa. Eccolo qua. Bene, quindi non è nessuna imprecisione, Presidente. Chiedo allora scusa. Era stato anche interrogato. È stato interrogato su questo fatto, eccolo qui, il verbale. È agli atti e gli è stato... Mi scusi, Presidente, ma non è un'imprecisione. Bene, sto bene. Qui parlando delle imprecisioni degli altri. Questo è il verbale. Chiedo scusa, non solo. E è... Presidente, mi scusi, è completamente usufruibile, perché si tratta di un fatto che gli è stato contestato a Pacciani espressamente nell'interrogatorio del 1990 davanti al PM, in cui si dà atto che gli si legge cosa aveva detto nell'85, è lì negli atti, negli interrogatori. Quindi allora non c'è nessuna imprecisione del PM, sono state contestate, e Pacciani nell'interrogatorio del 90, io vi cito anche qual è l'interrogatorio del 1990 in cui gli è stato contestato, è l'interrogatorio del 27 novembre 90, pagina 2, mi viene letto quanto dichiarai il 19-9-95 e viene allegato. Quindi, signori, completamente chiaro il comportamento del PM, che 5 anni dopo gli chiede dove era. E Pacciani dice, mi sbagliai allora, me lo ricordo meglio ora. Allora, signor Presidente, mi permetta, a me sta bene che mi interrompano, però se dico qualcosa con i documenti sotto, so quel che dico. E l'ho letto, quindi questo è un verbale di dichiarazioni rese da Pacciani, nell'immediatezza dei fatti, contestatogli. E dice, dopo sono tornato a casa per cenare, sono uscito di casa alle 21, sono andato alla Casa del Popolo, eccetera. Quindi è Pacciani che dice di aver cenato a casa. Cosa vuole dirci che nel 1990 si è ricordato del Fantoni? Assolutamente no. È Pacciani che in data 19 viene sentito dai carabinieri, noi glielo contestiamo. Vede, Presidente, che questi processi sono difficili, tutti gli atti vanno letti, tutti noi. Per questo vedo che ho fatto bene a mettervi le fotocopie, perché qui era evidentemente un dato che era sfuggito a molti. E lì gli interrogatori sono questi. Allora io dico... Perché credere a Pacciani quando nel 90 dice una cosa e non credere a Pacciani quando nell'85? A Pacciani gli è stato contestato che aveva detto in un altro modo, perfettamente agli atti del processo. E allora... A Pubblico Ministero, ma è stato prodotto, perché noi li abbiamo visti ieri per la prima volta. Vabbè, però non so... Comunque gli atti ci sono. Erano stati formalmente prodotti, però ancora non ce l'aveva dati. Benissimo, ieri. Allora siamo sempre in tempo, gli atti sono qui, ognuno può dire quel che vuole. Sicuramente il verbale... c'è, però dico... Benissimo, noi, scusi... Le copie degli interrogatori... Se mi permette, scusi Presidente, fuori di polemica, l'avvocato Ciappi ne ha parlato pochi giorni fa, bene? In questo dibattimento e ne ha parlato. La Corte non li aveva fino a ieri. Il avvocato Ciappi, nella sua arringa, ha parlato di questi due interrogatori del 1990. Quindi non solo ci sono, comunque noi ne abbiamo già parlato. Li avevate voi per utilizzarli per le vostre difese. La eccoci non qua, li aveva, eccoci qua. Allora io dico, attenzione, bisogna tenerli presenti tutti. Guardate quanto è importante che ci sia questo interrogatorio. L'ha detto il signor Pacciani, io ho cenato a casa. E 5 anni dopo dice no, ho cenato alla festa dell'Unità. Signori, allora teniamolo presente e poi valutiamo. Ma c'è di più, il difensore vi dice, ma guardate che Pacciani Graziella non ricorda bene di aver aiutato, che un meccanico aveva aiutato. Sì, teniamo presente cosa ha detto Pacciani Graziella.
Però teniamo presente cosa ha detto Pacciani Rosanna. All'udienza del 25-5-94, io ho fatto la fotocopia del punto e l'ho messo insieme a questi atti. Dice, e ci sono domande sue, signor Presidente, dice, la forfiesta non si è mai guastata, mai. Lei, Presidente, gli dice mai, lei risponde mai, cioè verbale. Dice, si è guastata qualche volta la 500. Fantoni, se voi vi ricordate, vi ha detto, attenzione, di una 500 guasta lo ricordo, di una Ford Fiesta mai. Allora, per valutare l'alibi fallito dal punto di vista dell'indizio del Pacciani, dobbiamo tenere presente cosa ha detto Pacciani nel 1985 e bisogna tenere presente non cosa dice una sola delle figlie, ma entrambe. La Pacciani Rosanna, udienza 25-5-94, sotto le domande di lei, signor Presidente, dice forfiesta. Ma gli legga le risposte, gli legga le risposte che ha dato alla domanda mai mia, guastata, però. Mai la guastata. Domanda mia legga. Mai guastata. Io sto dicendo solo che nessuno ha preso in considerazione le dichiarazioni di no, Rosanna. No, lei le continua a leggere le dichiarazioni perché non sono tutte. Le leggerà la Corte, avvocato. Sono qui sono a tutte. Disposizione lo dirà della lei, Corte. In sede di replica. Ora se no sono qui a disposizione della Presidente. Corte. Io metto solo in evidenza che di Rosanna nessuno ha mai parlato, qualunque cosa abbia detto. E ne ho parlato. Andiamo avanti. Avvocato più avanti. Andiamo avanti. Non si agiti così. Lei andiamo. Potrà replicare. Quindi, scusi. Andiamo avanti. Non interrompiamo. È chiaro, per si favore. Parla di omissioni. È un interrogatorio così, nessuno l'aveva tirato fuori. Nessuno ne parla. È chiaro. Io ne ho parlato. Io. Lei chiama Fioravanti. Signori, per signori, calmatevi ora. Perché cominciamo male stamattina. So. State attenti. Il Presidente ha cominciato male. Ognuno poi dirà la sua. Voi avete per ultimi la parola, dunque. Meglio di così. Allora, andiamo avanti, per favore. Io sono parte. Tempo. Grazie. Rompe lui, Presidente. Grazie. Quando loro credono. Prego. Altro punto. Dice il difensore. Guardate, c'è la prova nel dibattimento che trattasi di persona non esperta nel campo chirurgico. Ma abbiamo letto tutti, leggiamole. Ciò che dicono i periti dell'Università di Modena. C'è una perizia fatta addirittura nel 1984, dove a pagina 114, dalla pagina 114 in poi, si spiega molto dettagliatamente come, sulla base anche di esperimenti che hanno fatto, il professor Beduschi, il professor Perini, periti settori, spiegano come negli omicidi c'è la prova che colui che ha fatto le scissioni non ha alcuna esperienza chirurgica. E il professor Beduschi, nell'udienza del 15 luglio 94, ha chiarito ancora meglio il perché di questa sua convinzione. Vi ha chiarito come nell'omicidio dell'81 di quella povera ragazza, la Cambi, c'era la prova che l'escissione era talmente malfatta che non riusciva a scollare ciò che voleva portare via e che incontrava determinate resistenze anatomiche, e ci ha spiegato come questa è la prova che allora non aveva alcuna conoscenza, poi pian piano si è, diciamo, migliorata nel suo agire, è diventato esperto sul campo, diciamo. Ecco, ma di questo bisogna tenere presente quando si dice non è Pacciani perché nel dibattimento c'è la prova che è un esperto chirurgo. Ma la prova che c'è nel dibattimento è esattamente contraria, è una prova documentale, è una perizia. Ci sono due periti che a domande nostre sono venute a spiegarvi perché, lo ha fatto anche il professor Maurri con lo stesso metodo. Ma io vi dico, ma guardate, il difensore vi ha detto, ma lì per fare quelle escissioni ci volevano sicuramente due mani, come si faceva, la luce, il buio. Ma io vorrei leggervi un pezzo della sentenza del 51, sono due parole. In quella sentenza che voi potete, a
acquisire quando volete? Si dice, io ho tutto il diritto di parlarne. Voi direte non ne teniamo in considerazione. In quella sentenza, Corte d'Appello 5152, si dice che il signor Pacciani aveva portato il cadavere del Bonini, dopo averlo ucciso, reggendolo con entrambe le mani e tenendo in bocca la lampadina che doveva rischiarargli il cammino. Io mi limito al fatto delle scissioni, c'è la prova che le scissioni non sono di mano chirurgica. Andiamo al motorino, altro elemento. Manca la prova, secondo il difensore, innanzitutto che il Pacciani avesse un motorino da tanto tempo. Anzi, Fantoni Marcello dice, vi ha fatto notare il difensore, che aveva solo una lambretta, che se il motorino c'era, era stato poi incidentato dalla figlia, era stato messo da una parte. Critica i testi, giustamente, perché i testi che sono stati sentiti parlano di colori diversi. Ecco, io vorrei che si tenesse presente cosa dice Pacciani, non in un memoriale, ma nell'interrogatorio del 15 luglio 94. 15 luglio 94, ultima pagina. Altro che testimonianza di Fantucci. Il ciclomotore che ora è giallo, prima era rosso sbiadito, tipo Migno, poi come sottofondo e sopra color grigio ferro, lo possiedo da tanti anni, dal 66. È lui che ci dice quali erano i colori di questo motorino. È chiaro che quindi se i testi parlano di colori diversi, dobbiamo partire dal presupposto che l'indagine si è diretta sulla base e del dato obiettivo motorino e delle dichiarazioni di Pacciani. Queste dichiarazioni teniamole presenti, perché Pacciani non ha reso l'interrogatorio, è vero. Non ha chiesto di essere, non ha accettato di essere esaminato, ma gli atti sono lì. Ancora vi viene detto, l'autore, questo con enfasi ovviamente dell'arringa, di questi omicidi, è la persona raffigurata nell'identikit dell'84, relativa a quella persona che sarebbe stata vista dai signori Bardazzi in un bar di Borgo. Ieri, anzi nell'udienza del 25/10/94, il difensore, cito le sue parole, vi ha detto, è quello l'autore dei delitti. Perché è un uomo molto grosso e alto, li scrutava con intensità, amarezza, rabbia, un uomo che non ha potuto avere la fortuna di avere un rapporto perché non può anche se vorrebbe, questo evidenzia il difensore, aveva la mano destra che muoveva la bocca, la malattia comincia a manifestarsi, secondo il difensore, tant'è che alle 9:30 uccide, abbiamo visto la bocca. Il PM, dice il difensore, ha obbligato di parlarvi di queste cose. Cioè ci dice che sarebbe questa persona, secondo il difensore, l'autore e noi non lo abbiamo cercato. Noi abbiamo dimostrato le indagini che sbocco hanno avuto, però bisogna tener presente su quel riconoscimento di quella persona fatta dai Bardazzi, qual è l'emergenza processuale, perché questo signor Bardazzi dice che fu visto questo signore alle 16:30, 17 di quel benedetto 29 luglio 84, ma nessuno, il difensore non l'ha fatto, lo faccio io, tiene presente che in quest'aula, nell'udienza del 13 luglio 84, ci sono ben tre testi che si sono offerti loro, i familiari dei Rontini, padre, madre e la cugina, se non sbaglio, che tramite il loro difensore si sono offerti di testimoniare sul fatto che Pia Rontini alle 16:45 del 29 luglio 84, quando Bardazzi dice di aver visto quella persona, era rientrata a casa. La Corte giustamente dice è un dato che penso non rileva ai fini del decidere a carico di Pacciani e quindi non ha ammesso quelle testimonianze, però oggi non si può dire che c'è la prova di quel Bardazzi, diciamo che su quell'elemento ci sono anche le dichiarazioni dei signori Rontini, la Corte ha ritenuto opportuno non sentirli, quindi capite che è un elemento che valutato così con una parte sola di quanto è emerso in questo dibattimento non ha alcuna possibilità di
portare a convinzioni sicure. Bisogna tenere presente tutto. Cosa hanno detto i Bardazzi e dove era Piarontini in quell'orario? Chi si sbaglia non ha importanza. Signor Rontini dice a casa, non ha importanza. Qui si tratta di valutare i fatti, tutti, oggettivi, per vedere che il PM non è andato avanti in quell'indagine, che ne dica il difensore, perché aveva elementi oggettivi contrastanti che non portavano a niente. Si è tentato di identificare quella persona, chiunque fosse, chiunque guardasse, non la Rontini, lo Stefanacci, non ci siamo riusciti, evidentemente era persona di passaggio, ma che con i nostri fatti non ha niente a che vedere. Allora diciamo tutto e sulla base di tutto ragioniamo. Io vado ancora avanti. Si è cominciato a parlare della credibilità dei testimoni. Io non è che ci voglia tornare sopra, ho già spiegato il mio pensiero, credo di averlo motivato, non so se sono dalla parte della ragione o del torto, ma ho spiegato come la quantità di testi che dicono tante cose ci rende tranquilli. Se anche qualcuno forse non dice tutte le cose come stanno, sono talmente tanti che ci lasciano tranquilli. Il difensore ci ha fatto questo discorso: guardate, i testi sono tutti presi da acrimonia, da quella simpatia ambientale, cioè da un'antipatia, sono stati tirati fuori così, cercati con le molle, dalle SAM, dai carabinieri, e questo mi dispiace, sono illazioni, però lasciamo fare, non è questo, io voglio vedere la quantità dei testi. Sono talmente tanti che ci lasciano tranquilli. E quindi dire che tutti questi sono presi da acrimonia non è corretto, anche perché poi si dice l'unico teste che ha detto la verità, gli altri no, è l'avvocato Zanetti, sul quale io sono più che sicuro che ha detto la verità, però ho dimostrato come una verità compatibile. Non si può fare questa distinzione dei testi, assolutamente non come quantità, non mi permetto, non ha senso, io l'ho già detto, sono talmente tanti che mi lasciano tranquillo, ma non si può dire 100 dicono in un modo, non sono credibili, uno è credibile, ma peggio ancora se si voglia mettere in evidenza che ci sono testi di serie A e di serie B. Nel processo romano c'erano i testi patrizi e i testi dei plebei, venivano valutati in modo diverso. No, qui oggi facciamo in un altro modo, i testi sono tutti da valutare, sono sproporzionati come quantità, valutiamoli. Allora vengo subito al dunque, si parla di alcuni testi, ne prendo due o tre soltanto di quelli che il difensore ha citato per contestarne l'attendibilità, e vorrei proprio che mi seguiste un attimo, perché io dico sono tutti da valutare i testi, tutti indistintamente, non facciamo distinzione, vediamo cosa hanno detto e voi valuterete. Le mie impressioni ve le ho già dette 10 giorni fa, ma prendiamo qualcuno che il difensore ha contestato al massimo, li ha contestati tutti, ma alcuni li ha contestati di più. Prendiamo Bevilacqua Giuseppe, è quel signore, direttore del cimitero dei Falciani. Dice l'avvocato Bevacqua nell'udienza del 25/5/94, sicuramente per battuta, perché penso non avesse elementi oggettivi, non lo so, dice guardate, è un test assolutamente poco credibile per quel che dice, e ci spiega perché non è credibile. Su quello io ho già detto la mia, non ci ritorno, ma dice è soggettivamente non credibile, e fa la battuta sicuramente, dice perché i direttori dei cimiteri americani chi sono? Sono coloro, i direttori, non Bevilacqua ovviamente, che quando capitava che gli americani si sparassero fra loro per sbaglio applicavano come sanzione quella di custodire i cimiteri. Ma io ho detto, beh, sarà un'informazione che lui ha nella ringa, è più che giusto. Ma così io ho ricevuto una nota dell'ambasciata degli Stati Uniti. E qui ve la vorrei leggere, la metto agli atti, così per il dato di fatto che non riguarda Bevilacqua. Scusate, se abbiamo... nella mia memoria, se poi la leggo, poi nessuno se non la vuole non ha importanza. Nei miei... Vabbè, sentiamo che dice l'ambasciata. No, siccome l'avvocato Bevacqua ha detto qualcosa su questo signor Bevilacqua, quelli sentiamo, si saranno risentiti, ovviamente. Sentiamo se necessario. Dice sull'elemento oggettivo il direttore della commissione dei monumenti funebri americani per il Mediterraneo, è un colonnello, il nome non ha importanza, dice.
È motivo di onore e privilegio essere scelto come direttore di uno dei cimiteri delle armate. La procedura per la scelta di questi direttori è estremamente rigorosa e competitiva, e soltanto coloro che hanno servito nell'esercito degli Stati Uniti con onore e distinzione sono accettati. Il signor Bevilacqua è un veterano dell'esercito degli Stati Uniti che iniziò la carriera e ci descrive tutte le onorificenze di questo signore. Venne scelto, non sto a rileggere l'importanza, è uno dei più decorati ufficiali dell'esercito americano. Quindi lui, qualche americano sarà stato messo ai cimiteri per il motivo che dice l'avvocato Bevilacqua, il signor Bevilacqua no. Dice, uno dei più decorati sottufficiali dell'esercito americano, venne scelto come direttore dalla Commissione americana per i monumenti di guerra, non soltanto sulla base di un'eccellente carriera militare, ma per la capacità di dimostrare, eccetera. Quindi è lì, io la metto nella mia memoria, è un documento, se permettono nella mia memoria i documenti ce li metto, la Corte non li valuterà. Come si chiama? Innominato? No, lascia fare. Cioè, è una bella scelta per uno che gli danno i morti da guardare. L'innominato. Okay. Giusto. Poi, lei poi si piglia un'altra querela, finisce. American Battle Monuments Commission, Mediterranean Office, ambasciata americana, 26 ottobre 94, bene, signora, nome e cognome c'è, colonnello Usarmi Director. Il nome non ha nessuna importanza, è lì, c'è il nome. Quindi possiamo fare indagini anche noi su questo colonnello? Fatelo. Addirittura ora sul colonnello, anche sul presidente degli Stati Uniti, che importa? Lei la fa sul custode del cimitero? No, io non faccio nulla. E lei signori, ci sono modi migliori per passare il tempo. Bene, avanti. Benissimo. Andiamo avanti. Petroninello è una testimonianza che è stata fornita nel processo sulla base del fatto che Petroninello era deceduto e quindi sono stati acquisiti gli atti. Il punto fondamentale è che Petroninello dice qualcosa. Dice, guardate, quando stavo a Badia Bovino nel 1970, attenzione importante, fui aggredito da Pacciani, sappiamo perché, che aveva una pistola. È uno stiletto, cos'è che dice? Dice, Petroninello, vi dice il difensore, non è assolutamente credibile, perché è un altro affetto da simpatia, antipatia per Pacciani, che viene trovato apposta per trovargli una pistola in mano. Non è questo il dato, signori, il dato è un altro. Petroninello si presenta ai carabinieri nel 1970, quando di Pacciani nessuno aveva nemmeno idea dell'esistenza in vita come omicida, sicuramente no. Allora Petroninello è agli atti del processo, non perché la SAM si è messa a cercare tutti coloro che gli potevano dire che Pacciani aveva una pistola. Petroninello presenta una denuncia nel 1970 per fatti che a lui Petroninello allora sembrarono così e viene interrogato dal PM e li conferma. La testimonianza di Petroninello è credibile se era credibile allora come denuncia. Non si può dire oggi che non è credibile perché è stato trovato nel 1985. Oh, signori, ma l'ha detto allora. Se è credibile, è credibile come era credibile allora. Valutiamolo di allora, ma non insinuiamo il dubbio che è stato trovato apposta dopo. No, lo disse allora. Punto e basta. Perché non parla anche di Baroni? Ma Baroni ne ha già parlato lei. E io dico cosa dice Baroni, ma ne ha già parlato lei, io metto in evidenza state, il dato. Vi vedo molto nervoso. No, io non sono affatto nervoso, Presidente, io vado avanti per la mia strada. Scusi, Presidente, come si parla di omissioni, mi perdoni. Presidente. Ma vedete, signori, in questi giorni ve ne siete dette di cotte e di crude, forse non ve ne siete accorti. Sì, no, io non credo. Oggi chissà perché, di fronte a delle messe a punto, che poi voi farete... Bravo, grazie Presidente, sono delle messe a punto, io voglio solo parlare di messe a punto. Che ci sia un test Baroni, ne ha già parlato il difensore. Me le farà la difesa, quindi. Ma certo, io dico, guardate, il Petroninello non è vero che è stato trovato, io voglio solo dimostrare questo. Io ho detto, tutti gli elementi che già ci sono, nessuno li contesta, però valutiamo il Petroninello sul fatto che, su ciò che ha detto allora e su ciò che ha detto allora, fortunatamente, Baroni. Morto anche lui, ma l'ha detto allora anche Baroni, quindi valutiamo tutto l'episodio Baroni-Petroni nel 1970. Non pensiamo che sono stati trovati dopo. Nesi Lorenzo è la stessa cosa, non è credibile, mi sta bene, mi sta benissimo, non ci voglio ritornare sopra, non mi interessa assolutamente ritornarci, vorrei solo mettere in evidenza un punto. Nesi Lorenzo non è una persona che all'inizio è stata trovata per la solita simpatia, siamo andati a cercare, la SAM è andata a cercare qualcuno che sapesse che Pacciani aveva una pistola, assolutamente no, questo non è vero, risulta dagli atti. Nesi Lorenzo si presentò spontaneamente al PM il giorno 8 novembre 1991, disse, io so
perché Pacciani mi ha riferito questo, che lui diceva, lui Pacciani, di sparare, io non l'ho mai visto. Diceva anche che aveva delle figlie, io me le ricordo, era una persona che con le figlie si comportava bene. E perché non deve essere credibile Nesi Lorenzo che spontaneamente si presenta in quel momento? Non l'ha cercato nessuno. È credibile o non credibile è un altro fatto. Però il dato vero è che Nesi Lorenzo non l'ha mai cercato nessuno, nessuno ne conosceva l'esistenza. Si è presentato, ha detto qualcosa, la Corte valuterà se è credibile o meno, ma nessuno l'ha cercato. Su Buianigino io ho da dire una parola sola. Su quanto sia credibile o meno è già stato detto tutto. La Corte ha gli strumenti per valutare. Sono stati trasmessi gli atti, è tutto un altro discorso. Ma il punto fondamentale che non è stato ricordato, lo ricordo io, ma per la valutazione globale dei fatti, è che al di là del fatto che Buiani dica il vero o che il signor Cairoli Giampaolo dica il falso, c'è un elemento. Bruni, allora. Prego? Bruni, non Buiani, attenzione. Poi Buiani... Bruni, chiedo scusa. Pare chiedo... si chiamasse Italo. Sì, Bruni. Chiedo scusa. Brunigino. Bruni, ovviamente ho sbagliato nome. Correggiamo. Il Brunigino, nel confronto col Cairoli, dice... Ma, guardate, io Cairoli ho sentito un certo discorso. E lei, signor Presidente, dopo che l'avevo già fatto io, contesta al signor Bruni. Ma, signor Bruni, ma come fa il signor Cairoli qua presente a sapere che i carabinieri le hanno controllato la pistola? Non può che averlo saputo da lei. Bruni dice, non è vero, io non gliel'ho detto. Ecco, nel confronto è emerso questo. Allora, non si può non valutare questo elemento oggettivo. Voi lo avevate già sicuramente, anzi sono stati trasmessi gli atti, ma nel dire chi di questi testi è attendibile o meno, di cercare di motivare come stanno le cose, teniamo presente un dato oggettivo, che è stato quello della domanda fattagli a Bruni. Ma Bruni, questo signor Cairoli come fa a sapere un dato che lei solo sapeva? E questo dice, non è vero, punto, si rifiuta e la storia processuale è quella che saranno da valutare. Però valutiamo tutto, non valutiamo solo una parte. È lo stesso discorso, è quello di Iandelli Luca. Non lo rifacciamo assolutamente, non ho nessun interesse né motivo per ritornarci sopra, si tratta solo di vedere se è credibile o meno. Però nel valutare Iandelli Luca teniamo presente tutte le persone che hanno fatto delle testimonianze di riferimento, ma non omettiamo di valutare, perché voi l'avete, cosa ha detto Salvatore Antonella in questo dibattimento, che è la donna che era con Iandelli quella sera in macchina. Se no il ragionamento sulla credibilità degli Iandelli è falsato. Salvatore Antonella, l'unica, a mio modesto avviso, titolata a dire qualcosa perché c'era, dice, signori, nell'udienza del 31 maggio 94, fu lo Iandelli a dirmi dopo qualche giorno di aver riconosciuto il Pacciani in paese con un braccio fasciato. Allora la Salvadori non si può far sparire dal processo, ci serve per valutare la credibilità o meno di Iandelli. Non si può insistere sul fatto che un certo maresciallo dei carabinieri chiedeva a Iandelli ma chi era quella persona, perché il fatto Iandelli lo ammette, dice di non aver riconosciuto Pacciani. Il maresciallo che doveva fare? Sapeva da altri testi che aveva riconosciuto Pacciani e lui voleva verificare, glielo chiedeva, se non mi dici il nome di questa signora io lo devo trovare in altro modo, farò un rapporto all'autorità giudiziaria in cui dico che tu sei reticente. Un rapporto non serve a nulla, perché uno può essere reticente quanto vuole davanti all'autorità alla polizia, però il maresciallo, chiunque esso fosse, faceva il suo mestiere. Allora il fatto che abbia insistito è perfettamente legittimo, perfettamente conforme a un'indagine. Il maresciallo sapeva già che altri dicevano che lui diceva così. Allora nel cercare questa testa che lo Iandelli ha caparbiamente nascosto a coloro che facevano indagini per un sacco di tempo, finché non è stata scoperta per altra strada, è un comportamento dello Iandelli che voi dovete valutare. Ecco qua, io sul discorso dei testi nella loro globalità non vorrei dire altro. Vorrei parlare
un attimo di quelle considerazioni, vado per punti, il discorso non lo faccio assolutamente, sono sto notando che vado per fortuna molto veloce, e così era quello che volevo fare. Vi si è parlato da più parti, sia il PM che i difensori, sia di parte civile che difensore dell'imputato, della asta guida molla. Di questa asta guida molla abbiamo già detto tutto. Le possibilità di valutarla o meno le potete riassumere voi in Camera di Consiglio, ma c'è un punto fondamentale messo in evidenza dal difensore. Guardate, di questa asta guida molla, con tutti i problemi che porta, non si sapeva come conciliare il fatto che era stata trovata a Crespello, e l'avvocato difensore vi dice ieri: altro che, per trovare un nesso a questa asta guida molla si va a trovare due bambinette. Così ha detto, alludendo impropriamente, penso, alle teste. Io vorrei un momentino richiamarvi a questo punto, perché guardate che del discorso di Crespello... No, Presidente, scusi, è tutto un discorso diverso il mio, me lo lasci fare, no, e poi... No, ma si parla di Crespello, noi sappiamo ufficialmente solo che... Benissimo, Presidente, lo so. ...è pervenuta in una busta. Noi non sappiamo altro. Io parlo delle due bambinette, Presidente. Se lei mi lascia parlare, io parlo delle due bambinette. Ma... Siccome ne ha parlato il difensore... No, Presidente... Però, e questo lo dico a lei, ai difensori. Allora, mi lasci finire... Se no, è inutile che noi togliamo gli anonimi, se... e qui ce lo impone la legge. Benissimo. E poi allora parliamo delle due bambinette che noi abbiamo ascoltato, Presidente. Giovanette. Lei ha detto bambini. Giovanette. Giovanette, benissimo, non ha importanza. Due ragazze, va bene? Due signore? No, signorine. Erano signorine. Dice, guardate, sono state trovate queste due per dire che era Crespello. Così, è una argomentazione. Perché che Pacciani fosse a Crespello, evidentemente non c'è nessun elemento. Non serve a nulla che Pacciani fosse a Crespello, meno nei confronti dell'asta guida molla. Però è un attimo importante, vediamo. Nell'interrogatorio del 15 luglio 92, Pietro Pacciani, alle pagine 8 e 9, ne parla lui di Crespello, cortesemente, bisogna tenerlo presente per quel che vale. Crespello è un posto boschivo vicino a Mercatale che io conosco, ci sono andato anche nel febbraio, lui dice febbraio, con mia moglie, perché lei si era messa in testa che nascevano i funghi, funghi non ne abbiamo trovati, prendemmo erba e radicchio. Ancora si fa presente al Pacciani che ha già parlato di Crespello, lui dice ci sono stato una volta sola, come ho detto, con mia moglie. Quindi il discorso, se serve che Pacciani andava a Crespello, nasce da dichiarazioni di Pacciani nell'interrogatorio del 15 luglio 92. Teniamolo presente, non vale, non serve assolutamente a nulla, ma no, io sono il primo che lo dico, però siccome mi si dice che questo discorso di Crespello è stato tirato fuori dalle due signore e signorine, io dico no, è stato il signor Pacciani che ha detto di Crespello, le due signorine hanno detto che lo hanno visto, nei memoriali dirà che si sono salutati e che facevano il jogging, proprio come dicono le ragazze. Quindi se serve a qualcosa valutare ciò che dicono queste ragazze, e non serve a nulla, sono d'accordo con voi, è un dato che va letto interamente, quello che dicono le ragazze e quello che dice Pacciani. A Crespello si sono visti, allora le ragazze dicono il vero, a me interessa solo mettere in evidenza come le ragazze dicano il vero, non mi interessa assolutamente altro, anche secondo me è un elemento da valutare con le molle. Allora è inutile stare lì a parlare di come sono state trovate. Andiamo un attimo ai reperti, perché sul discorso reperti, essendo gli elementi più importanti per il PM a carico dell'imputato, è giusto, è vero, ne abbiamo parlato diffusamente e su questo sicuramente abbiamo detto tante di quelle cose che è bene che la Corte non segua noi, ma i dati oggettivi. Io questo ho detto fin dall'inizio, il metodo dati oggettivi, non quello che dicono le parti, perché le parti sono sempre contrapposte e dicono il loro, però io volevo solo evidenziare questo. Sul portasapone, dice, non c'è nessuna prova che fosse commercializzato in Germania, verissimo, non c'è nessuna prova. L'unico dato che emerge,
non è la commercializzazione in Germania o meno, sono le dichiarazioni della sorella del Meyer nell'udienza del 5 luglio, la quale nei modi che sappiamo, con i limiti che sappiamo, dice che, lo sapete voi, il riconoscimento, la familiarità fu data dal padre, dal amico Lemke, che era stato, guarda caso, anche pochi mesi prima in quel viaggio. Allora, sul portasapone abbiamo solo questo elemento oggettivo, al di là della perizia che combaciava, non ha importanza. L'elemento oggettivo sono solo la sorella, il Lenk, il padre, c'è la rogatoria, che parlano di questa familiarità. Non si può smontare il fatto che l'elemento portasapone non era commercializzato in Germania con il dire che questi sbagliano, perché allora si vorrebbe pretendere che se non è stato comprato in Germania non ha alcun elemento in questo processo. Lo poteva aver comprato da qualsiasi parte, però allora rovesciamo un attimo il discorso, diciamo qual è stato l'accertamento completo. Ve ne ha parlato il maresciallo Frillici nell'udienza dell'8 luglio 94. Dice: ho fatto un'indagine alla Camera di Commercio Colonia, non era registrato. È ovvio, si tratta di oggetti che non hanno obbligo di registrazione, poteva essere prodotto senza registrazione. Non risulta commercializzato a Colonia, quindi in Germania. Potrebbe essere prodotto, è un dato spurio, non serve assolutamente a nulla, come no? Il fatto quindi che non ci sia questa prova non serve a nulla, a noi ci interessa cosa hanno detto gli altri. Ma c'è anche un'altra prova, parla il maresciallo Frillici, allora diciamo anche questa. Non risulta commercializzato neppure in Italia. Questo è importante, perché non è che ci sia la prova che Pacciani l'ha avuto in Italia perché è stato commercializzato in Italia, no. E tantomeno in carcere, dice giustamente il difensore di parte civile, e su quello ci sono tanti di quegli atti che non ci torno sopra, ma a me interessa mettere in evidenza che il maresciallo Frillici ha detto: i miei accertamenti sono stati in Germania non commercializzati, non serve a nulla. Se fosse stata data la prova che era commercializzata in Italia, a parte che il Meyer lo poteva avere comprato in Italia, quindi non serve assolutamente a nulla. No, la prova è che chiedemmo anche all'ufficio marchi italiano, Camera di Commercio, nessuna registrazione di quel marchio. A Ginevra, per i marchi internazionali, nessuna commercializzazione. Abbiamo dato il dato per intero. Non c'è prova che sia stato commercializzato da nessuna parte del mondo. Quindi non si può dire non è di Meyer perché non è stato commercializzato in Germania. Bene, io vorrei esclusivamente focalizzare sulla vostra attenzione questo. Vorrei parlare sempre solo per argomenti, che sono quelli su cui più ha puntato il difensore, sui quali io ritorno solo per fare delle precisazioni. Non mi interessa se sono omissioni o se sono imprecisioni. Io vorrei che la Corte si ricordasse, come sicuramente farà senza il bisogno del mio incitamento, a tenere presenti tutti gli elementi. Solo così si arriva a conclusioni giuste, qualunque esse siano. Sul blocco Schizenbrunnen, ma il difensore, uno vi ha detto, ha solo il nome di tedesco, ne abbiamo già parlato. In realtà la rogatoria, la testimonianza di Anna Meyer sono stati, hanno fornito così tanti elementi che a voi consentono di dire se questo blocco viene o meno dalla Germania. Io vi ho detto la mia, però io vorrei che voi teneste presente tutto. Allora siamo andati sul contenuto ideologico. Ci sono scritte del 1980, basta, la prova è data, che è anteriore. Io vi ho detto, guardate, sono scritte fatte da una persona che non provano la data, io posso scrivere oggi una data passata, argomenti che non servono a nulla, sono talmente ovvi. Sul contenuto ideologico però si è detto qualche altra cosa, ma si è omesso di verificare invece quelli che sono stati i riscontri oggettivi su queste scritte. Nessuno ve ne ha parlato ieri o ieri l'altro, ma signori, il contenuto delle scritte di questo blocco presenta un'anomalia messa in evidenza dai periti. Quella non l'hanno messa in evidenza loro, perché non se ne deve parlare, si parla solo del contenuto ideologico. Io sinteticamente, professor De Marco, 29.6.94, le scritture sul blocco non sono spontanee ma ricopiate, questo è il succo, voi avete tutto in modo di rivedere come stanno le cose. Idem,
consulenza con dei dottori Proietti e Donato all'udienza del 5 luglio 94. Dati oggettivi. Come si può dire che le scritte sono di Pacciani di quell'anno e non tenere presente questo nel valutare? Solo nel valutare dobbiamo tenere presente. Proietti e Donato, udienza 5 luglio 94, hanno dato la loro consulenza. Vi erano scritture latenti pregresse. Trattasi di scritture precedenti, parole uguali, fatte su un foglio che ora non c'è più. Io vi ho spiegato come, secondo me, per tutti i motivi che ho già detto, sono scritte e ricopiate. Quindi il fatto che ci sia data 80 e il loro contenuto ideologico non serve assolutamente a nulla. Ma quando ci si presenta a voi per cercare di dimostrare che quel blocco è dell'80, questo dato oggettivo va tenuto presente. Se non si tiene presente nella difesa non ha importanza, a me interessa che voi lo teniate presente. Ancora, dice, guardate, nel contenuto ideologico non si tiene presente che c'è il test dell'Amperi, su questo ha puntato molto il difensore, che vi ha detto che quella scritta, sotto una data, non c'è data, ma è sotto una data dell'81, in cui si dice per mettere il telefono chiamare il 187, il test dell'Amperi vi ha detto che un accertamento che aveva fatto portava a dire che il telefono, il Pacciani l'aveva messo, fatto domanda nell'81, installato nell'83, quindi sicuramente il 187 è stato chiamato nell'80, nell'81, e quindi è la prova documentale, vi ha detto il difensore, che quella scritta, chiamare il 187, di allora. Io l'ho contestata in un modo diverso, perché non prova assolutamente a nulla, però il test dell'Amperi ha detto un'altra cosa, una cosa in più, non ce lo dimentichiamo. Il test dell'Amperi ha detto: Pacciani installa un secondo telefono, lo installa in via Sonnino, fa la domanda alla SIP il 13 gennaio del 92 e lo installa il 13 gennaio 92. Quindi, se vogliamo valutare quella scritta 187, sulla base di elementi oggettivi quando ha messo il telefono, e per me è un metodo sbagliato, teniamo presente che ha messo due telefoni, guarda caso, uno è vero nell'81, ma uno proprio nel 92, il blocco è stato trovato nel 93, nella perquisizione del 92, successiva. Allora, scusate, questo test dell'Amperi, per quel che possa servire ai fini della vostra valutazione, che è altrove, la valutazione va fatta sulla base di ciò che dicono De Marco, Proietti, e sulla base degli elementi oggettivi, teniamo presente tutto. Ma non si tiene neppure presente quelle che sono state le perizie grafiche fatte, calligrafiche, su ciò che dicono Lohmann e Stellmacher, e si mette in evidenza che queste hanno detto che non hanno riconosciuto il Meyer. È verissimo, ma io sono contento che non la Stellmacher e la Lohmann, due commesse di un negozio, non abbiano riconosciuto il Meyer come loro cliente abituale. Signori, io ho avuto la fortuna, sfortuna, diciamo ventura, di andare in quel negozio nel corso della rogatoria. Io ci sono stato dal Prel Shop, ho visto insieme al procuratore della Repubblica di Osnabrück com'è questo negozio e com'è possibile ricordarsi i clienti. Signori, è grande come l'Upim di Firenze, è tre piani. Allora, il fatto che la Stellmacher e la Lohmann non abbiano riconosciuto il Meyer è funzionale al fatto che i clienti sono talmente tanti in una città di 170.000 abitanti che non è possibile pretendere che l'abbiano riconosciuto. Se l'avessero riconosciuto, forse era un dato che ci doveva mettere sospetto. Ma così stando le cose, direi che non possiamo assolutamente prendere in considerazione il mancato riconoscimento. Ma c'è ancora la dichiarazione del signor Westerholt, è lì agli atti, è una deposizione del 16 giugno 93 fatta al procuratore della Repubblica di Osnabrück circa il prezzo di quel blocco. Dice, dopo aver dimostrato perché il signor Westerholt è lì: il blocco in questione è stato acquistato da noi Prel Shop per poi essere messo in vendita, perché io ho le fatture, nel 1980 o nel 1981, dice Westerholt, e spiega perché arriva a questo ragionamento, fornisce le fatture. Difensore, ieri, continua a dire, c'è la prova che il blocco è del 78 o del 79. Io non dico altro, valutate voi, valutate voi. Westerholt è lì. Io non voglio assolutamente entrare nel merito, dico, ci sono questi dati, leggiamoli, ognuno dice la sua, permettetemi di dire la mia.
Io ricordo come sono andati i passaggi di questo signore Westerholt, che la mattina, come giustamente dice il difensore, non trovava le fatture e diceva abbraccia, la sera è stato invitato dal procuratore della Repubblica di Osnabrück, dice senta signore Westerholt, ci dia degli elementi oggettivi, va a un magazzino che hanno a 20 km da Osnabrück, trova le fatture, sono quelle, ce le dà e dà la prova che sono di questi anni, quindi questo è il dato, io non ci torno sopra. Un altro punto che mi ha lasciato veramente sconcertato, dice l'altro blocco che vi ha dato la signorina Meyer, quello più grosso, chissà che costava 10 marchi e 20, era il doppio, costava di più, era più del doppio, cioè, chissà la, chi l'ha acquistato, quando e dove, cosa ci prova la signorina Meyer da averci dato quel blocco? Ma signori, è lì, ci avete la fotografia, c'è il prezzo scritto a matita, proprio come in quegli altri che abbiamo preso, 10 e 20 Deutschmark, proprio quel prezzo che scrivevano a mano da press shop, come ci ha detto il signor Westerholt, nell'82, 83, 81, dopo hanno messo una etichettatura elettronica, eccola la prova che è stato comprato in quel periodo, quindi venirvi a dire, guardate quel blocco, chissà quando è stato acquistato, la signorina Meyer vi racconta delle sue impressioni, la prova è diversa, è questa, io non so cosa provi questo. Questo è un dato, teniamolo presente. Tutto qui, voi lo avete in fotocopia, non voglio forzare assolutamente, è un dato. Allora andiamo un attimo alla questione del proiettile, non mi interessa ritornarci, metto in evidenza due o tre cose soltanto. È il periodo dell'interramento della cartuccia, è un dato secondo il difensore risolto in un certo modo. Allora, lo sapete, era lì da 2 o 3 anni, c'è la prova secondo il difensore. Vediamole tutte, perché se c'è un elemento in questo processo che lascia dei dubbi, nel senso che non è possibile dire niente di preciso, di scientificamente dimostrato sull'interramento della cartuccia, è proprio qui. Scusate, il dottor May, che è venuto a chiarimenti nell'udienza dell'8 luglio 94, fra le tante cose che ha detto per determinare l'epoca approssimativa di permanenza della cartuccia nel terreno, mi occorrevano notizie sul terreno intorno al bossolo, e cioè la compattezza, la conducibilità, la reazione, erano dati che io non avevo. Quindi ci dice, il mio metodo è viziato dal fatto che mi mancano dei dati. La mia deduzione relativa a un periodo di interramento pari a 5 anni, dice, era solo logica, poi spiega perché. Però dice, questi dati mi mancavano. Conclude, il processo di inizio della dezincificazione, quel metodo che serve per stabilire la data di interramento, può essere avvenuto anche 4 giorni prima. Quindi dimostra come è un tipo di indagine che lui ha fatto il meglio, nel migliore metodo possibile, ma le conclusioni sono queste. Ma ancora, il giorno 14 luglio 84 è venuto in udienza il consulente tecnico della difesa, sul punto ha detto 3 parole, sul punto interramento, dice la perizia May sull'interramento è fatta con lo spannometro, io non so la sua scienza, comunque ci dice come i discorsi del May sull'interramento hanno, non so se siano fatti a spanne o meno, ma ci parla di come la misurazione sia difficile. Dice, non si sa se il terreno era acido o basico, è vero, perché l'ha detto il perito May, aggiunge, basta che ci sia passato un cane con tutte le conseguenze. Allora, noi abbiamo questi dati complessivi su questo interramento, è inutile continuare a dire che abbiamo la prova della data interramento favorevole o sfavorevole a Pacciani. È un dato che non serve assolutamente a niente. Non parliamo di interramento, non abbiamo elementi, forse ha sbagliato chi aveva sperato di poter avere una risposta univoca. Quindi sulla base di questi dati è un'imprecisione, scusatemi, dal mio punto di vista, non mi permetto assolutamente di valutare gli altri, dal mio punto di vista, tutto ciò che dico sono il mio punto di vista. Dispostissimo a essere smentito, mi sta benissimo, io dico il mio punto di vista, cerco di dimostrare. Il dato interramento è un dato che non può essere assolutamente adoperato per valutare quando e come Pacciani era in carcere, qui nulla, sono tutti dati che non servono.
Allora andiamo a un elemento ancora più importante, quella relativa alla cartuccia trovata nell'orto di Pacciani, perché qua ieri se ne sono dette tante, ognuno nel fare le proprie difese, nell'esporre le proprie argomentazioni nei limiti del consentito è libero di dire ciò che vuole. Se si fanno delle affermazioni che secondo me sono gratuite circa il fatto che il dottor Perugini ha ricevuto qualche telefonata per sapere dov'è, perché gli è stato detto dov'era quel proiettile, bisognerebbe avere qualche elemento per dimostrarlo, ma comunque sono elementi che se uno ritiene introdurli così nel processo è libero di farlo. Io vorrei rimanere ai fatti oggettivi, perché io di telefonate non ho prova, non ho nemmeno elementi per considerare che ci sia stata una telefonata di questo genere, ho elementi completamente contrari, sono venuti tutti qua, li avete visti voi, valutate voi come ha operato la polizia. Io mi sento di sposare in pieno il comportamento della polizia, non solo per dovere d'ufficio ma per convinzione personale. Andiamo alla cartuccia, un dato solo interessa, io l'ho già messo in evidenza. La impronta passiva del meccanismo dell'arma è quell'impronta che c'è sopra, è quella unica, come le impronte digitali, che serve a dire se quel proiettile è stato in quella pistola o meno. Sul discorso microstrie non torniamoci sopra, ognuno ha detto la sua, se qualcuno ci vuole ritornare non ha importanza, la Corte valuterà. Quello che, su quale invece vorrei tornare un attimo sopra, è il fatto, provato o meno, secondo me assolutamente non provato, che su quel... la cartuccia ci sia l'impronta di un estrattore. Vi ha detto il difensore, guardate, oltre alle microstie che non servono a nulla, c'è l'impronta di un estrattore, anzi questa impronta di estrattore è più grande di quella sui bossoli repertati nel corso degli omicidi, per cui sicuramente è di un'altra pistola e quindi sicuramente non ha niente a che vedere con gli omicidi. Tenete presente che c'è questa impronta all'estrattore, secondo me da dimostrare che ci sia, e poi è più grande. Allora vediamo, c'è l'impronta di questo estrattore? Abbiamo la prova in questo processo che ci sia un'impronta dell'estrattore, così come dice il difensore? Vediamo. Negli atti, quello che abbiamo sentito, al di là di cosa vi ha detto il difensore e nelle memorie che ha prodotto, la prova è contraria. Cioè, la prova storica su quella cartuccia è completamente opposta, non c'è assolutamente prova dell'estrattore. Perizia Benedetta Spampinato, pagina 16, sul fondello del bossolo, proprio secca, della cartuccia non si rilevano tracce attribuibili all'azione del percussore, dell'estrattore, dell'espulsore dell'arma. Cioè i periti che hanno visto, avuto, esaminato al microscopio il bossolo, anzi la cartuccia, nessuna impronta estrattore. L'hanno vista, potrebbero averla vista male, comunque loro l'hanno vista al microscopio, non c'è traccia. Consulente tecnico, dottor Donato, polizia scientifica, relazione del 2 maggio 92, identica conclusione. Questa relazione 2 maggio 92 del consulente va tenuta presente. Nessuna traccia primaria, né percussione, né estrazione, né espulsione. Se ci sono tracce secondarie, ne abbiamo già parlato. Allora qui bisogna cominciare un attimo a tenere presente, guardate, vi ha detto il difensore che c'è questa impronta dell'estrattore, vediamo di vedere come è venuta fuori, cerchiamo di capire come mai lui ce la vede, i periti del giudice non ce l'hanno vista, tenendo presente una cosa che secondo l'avvocato Bevacqua, lo cito espressamente perché l'ha detto lui, è la prova, questa impronta di estrattore, di una manovra contro Pacciani. Qualcuno ha messo quella cartuccia, chi ha voluto incastrare Pacciani è un esperto di armi, ha fatto le microstrie e l'impronta dell'estrattore. Allora, se mi sorreggete un attimo con la logica, dovete seguirmi, perché sarebbe uno che ha macchinato così esperto, che però ha fatto un'impronta dell'estrattore più larga di quella della pistola che ci interessa, e quindi ha fatto un'impronta che, essendo più larga, non ci consente di tornare alla pistola del mostro. Quindi, come macchinatore esperto di armi, non ha tenuto presente che l'impronta dell'estrattore di una Beretta calibro 22 sarebbe diversa. E questo è un dato che, anche come logica, ci mette in difficoltà tutti. Ma allora, questo perito del consulente della difesa che ci parla di questo impronta estrattore, che non c'è, per fortuna non c'è, l'avete visto voi, lo hanno detto dei periti che
sono quelli che sono, ma sono stati, uno, sono il direttore del Banco Nazionale di Prova di Gardone, l'ha visto, non l'ha trovato, c'è da pensare, l'avrebbe detto, lasciamo a parte il consulente del PM. Allora, però, dobbiamo tenere presente come questo macchinatore fa un'impronta diversa, quindi tutto il ragionamento logico viene a cadere. Il fatto che abbia telefonato al dottor Perugini, aveva fatto tutta una macchinazione di cui non ci sono elementi, io vorrei lasciarla fuori dal processo, percorra questo cammino chi lo vuol percorrere, io non ho alcun elemento per percorrerlo. Dice, guardate, forse, per bontà sua ha aggiunto forse, probabilmente ha anche detto, dottor Perugini, guardi, lo trovi facilmente perché è nel pezzo di pilastro reggivite spezzato. Non si ricorda che qui c'è stato raccontato che si è spezzato ai vigili del fuoco mentre lo toglievano. Allora qui proprio è un discorso che se il dottor Perugini ha ricevuto una telefonata cozza con il fatto che è stato raccontato che gli si è spezzato mentre lo toglievano. Ma allora bisogna vedere, perché bisogna essere obiettivi, come può venire questo discorso sull'impronta dell'estrattore che è sul boss. Dice, in quella consulenza, in quella memoria che è stata offerta e ancora non acquisita dalla Corte per fare una perizia, dice, guardate, io ho letto, dice questo consulente, nella perizia MEI, il chimico, che l'estrattore era stato individuato dalla polizia scientifica nella figura 1 della consulenza per il PM del 2 maggio 92. C'è un disegno in cui la polizia scientifica avrebbe il 2 maggio 92 nella figura 1 trovato traccia di questo estrattore e l'ha disegnata. Signori, è qui, ve l'ho allegato, questa è la figura 1, questa è la relazione 2 maggio, si vede un sacchetto dove c'è la cartuccia ancora con la terra, quindi questa figura 1 della polizia scientifica 2 maggio è un discorso che probabilmente fa il dottor May sulla base di considerazioni sue, il dato che sarebbe questa figura 1 che c'è prova dell'estrattore, quel disegno fatto dalla polizia scientifica è assolutamente errato. Il dottor May effettivamente dice che nella figura 1, però è un dato sbagliato del dottor May, dobbiamo tenere presente che il dottor May è un chimico, ha fatto qualche disegno, se l'è fatto fare, non dalla polizia scientifica, quindi teniamo presente che la pagina 1 della relazione 2 maggio che viene citata, questa è la figura, voi lo vedrete in camera di consiglio perché a questo punto è importante, non mette in evidenza alcun estrattore, guardate, è il sacchetto famoso di polietilene di cui abbiamo parlato tanto. Allora, qualunque cosa abbia detto il dottor May nel chimico, nel prendere quei disegni, ha il limite di quella perizia, era un chimico, parlava dell'interramento, aveva dei disegni, li ha messi lì, ma il dato estrattore non nasce da questo, il caposaldo è questo. Ma allora questo consulente di parte che invece ha visto questo estrattore, come l'ha visto lui se nessuno l'ha visto? La polizia scientifica no, il dottor May c'è la prova che parte da dati di fatto, come fa questo consulente di parte a dire che c'è l'estrattore, il segno dell'estrattore? Lo dice sulla base di considerazioni, dice, ho visto le fotografie, ecco la fotografia, ho visto altre fotografie, tutte quelle del bossolo, della cartuccia, e lì l'ho visto io. Gli chiedo io a suo tempo, ma lei ha visto al microscopio? Dice, no, io sono venuto dopo, non l'ho potuto vedere. Io lo deduco e dalla perizia MEI, perché c'è scritto, abbiamo visto che la polizia scientifica dice il contrario, e dall'esaminare queste fotografie. Però io non ho visto né bossoli, né reperti, né cartucce, né proiettili. Allora c'è da chiedersi come mai questo consulente è così sicuro. Io sull'argomento dei consulenti non vorrei assolutamente parlare, perché ognuno sceglie i consulenti che crede, ci mancherebbe. Sono consulenti però che devono parlare sulla base di dati scientifici, cioè devono aver dimostrato di aver visto e spiegare perché. Io vi ho dimostrato che questo signore parla sulla base di fotografie o sulla base di ragionamenti di altri, ma com'è possibile in un processo come questo non verificare qual è la pagina 1? Prima di fare queste considerazioni. Io lo dico soltanto perché lo devo dire a questo punto,
che ognuno sceglie i consulenti che vuole, ma questo consulente, articolo del giornale 1983, 3 anni e 4 mesi al perito balistico che depistò le indagini sulla strage. Lo sapevo. Bene, lo sappia, io la dico tutta. Bene, la dirò anch'io. Il 3189, l'ha già detto abbastanza, allora io dico la mia. È il migliore che ci sia in Italia. Nessuno lo nega. Secondo allora, me è venuto in quest'aula e ha dimostrato una competenza fuori di luogo. E allora però se è competente è competente. Il più competente che abbiamo. Silenzio, acqua. Il più competente che... No, invece sì. Bene, grazie Presidente. Certamente Presidente, è il più... anche le querele, siamo d'accordo. Querele, però adesso deve fare silenzio per favore. Ecco, è il consulente più bravo che abbiamo. Io voglio solo mettere in evidenza che lei ne avrà di meglio, certo. Che questo signor Morin è partito da dati oggettivi, non ha visto i proiettili e fa delle considerazioni su una foto che non solo non è quella. Ci sono le foto là, ce l'ha la cosa. Un attimo, mi lasci. Per favore, non stiamo a dialogare e a battere. Allora, questo signore, voi potrete dire la vostra per ultimi. Il 3 gennaio dell'89 è stato rinviato a giudizio per i reati di falsa perizia e frode processuale. Il 28/10/93 il Tribunale di Venezia, nel giudicare vari reati, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta amnistia per il delitto di frode processuale. Vabbè, lasciamo stare questo. Non interessa. Interessa tenere presente che i dati dai quali è partito sono dati non oggettivi. Allora è importante che voi abbiate la possibilità di misurare questi dati. Vediamoli lì. E così l'ultimo dato, quello che si parla diffusamente del fatto che nel procedimento di innesco di questo proiettile ci sarebbe l'antimonio o no. È vero, c'è una perizia contraddittoria perché dice c'è l'antimonio, la Winchester dice che non c'è. Ma guardate signori, in questo processo se è una cosa che non serve assolutamente a nulla è il contenuto dell'innesco del proiettile trovato, perché che ci sia antimonio o meno non ha alcuna rilevanza per noi, perché né i bossoli repertati in occasione degli omicidi né la cartuccia Pacciani è stata esaminata nel contenuto dell'innesco, quindi se ci sia antimonio o meno non serve assolutamente a nulla. C'è una perizia che riguarda dei proiettili, e è vero, che sono stati acquistati un giorno dai dottori Pellizza, Spampinato e Vassale, i quali tramite indagini dell'Enea ci hanno trovato l'antimonio, ma li hanno acquistati in un negozio per confrontarli con dei bossoli a salve, dei proiettili a salve che erano stati trovati. Quindi riguarda tutta un'altra cosa. Antimonio non c'entra assolutamente niente, perché nei nostri, quelli che noi abbiamo confrontato, di antimonio, di bario, di piombo non abbiamo alcun motivo di occuparcene. Allora io dico, voi avete tutti gli elementi oggettivi, avete le puntualizzazioni che io ho creduto mio dovere di fare, con i limiti delle puntualizzazioni di una parte, lo dico subito io, se io ho fatto delle puntualizzazioni di parte, io vi ho offerto i documenti per leggerli per intero, sono puntualizzazioni di parte, io ho ritenuto di trovare questi elementi, ve li offro, voi avete già tutti gli elementi per giudicare, avrete altre puntualizzazioni, secondo me quelle che ho fatto sono su punti basilari, ci sono dichiarazioni dell'imputato, ci sono perizie che vanno valutate, ci sono testi che vanno tenuti presenti. Io mi limito a questo, io dico soltanto che la pubblica accusa, per concludere, volutamente non ha mai ricordato in quest'aula, tranne al momento delle conclusioni, le 16 vittime, il dolore dei familiari che sono stati in silenzio da una parte, così come hanno fatto le parti civili. Non abbiamo cercato di chiedere pietà, attenzione, non vi abbiamo parlato di povere persone, non vi abbiamo parlato di sangue, non vi abbiamo detto c'è gente che piange, c'è gente che si proclama in un certo modo danneggiato o meno. Vi abbiamo offerto elementi oggettivi, li abbiamo puntualizzati, avremo sbagliato, sono lì. Per fortuna avete tutti gli elementi per giudicare. Noi ci rimettiamo a questi. E ricordo a me stesso, soltanto a me stesso, che è vero che il giudice deve stare attento e stare molto attento a non condannare un innocente.
ma è altrettanto vero che occorre attenzione da parte del giudice. Deve esserci la massima attenzione nel non mettere un feroce omicida in libertà. Mi riporto alle conclusioni già formulate. Sospendiamo un quarto d'ora, va bene? Stiano pur comodi. Bene, allora chi replica per la parte civile? L'avvocato Santoni Franchetti, brevemente, Presidente, perché noi dovremmo replicare alla difesa quando ha affermato che vi è un'incongruenza tra le valutazioni da noi espresse sulla cosiddetta prova generale, ovvero sia quella dei singoli delitti, e le conclusioni e quella specifica, e quindi cioè gli indizi che gravano, che emanano dal signor Pacciani e dai luoghi da egli abitati, e quindi per le nostre conclusioni che dovrebbero essere stridenti. Ma siccome sono valutazioni di fatti soggettive, nel potere della parte ovviamente di controvalutare delle nostre valutazioni, non credo che questo debba essere oggetto di replica. Perché noi abbiamo detto, e lo sottolineiamo così, non replichiamo su questo punto, che è il 1968 la chiave di questi delitti, l'abbiamo spiegato il perché, e abbiamo anche detto, e lo voglio e colgo questa occasione per ripeterla, che può essere una chiave falsa. Fu detto che era colpevole una persona, il Stefano Mele, che è stato condannato con sentenza passata in giudicato, ma è anche altrettanto vero che il contorno, il concorso eventuale di altre persone non è mai stato chiarito. So che questo delitto è lo scilla il cariddi di questo processo, bisogna passare da questo punto, è un punto difficile, e per questo abbiamo chiesto a voi di risolvere le incongruenze che emanano da questa vicenda processuale. Non ha parlato il pubblico ministero su questo punto, quindi nulla ho da replicare, salvo da ricordare quello che da lui stesso ha detto. Dobbiamo partire dalle perizie in atti, 68 e seguenti, dai fatti certi e da nient'altro, perché se noi perdiamo questa pista non potremo arrivare a una conclusione. Ma ripeto, è fondamentale ricordarsi, perché ho detto che questo è il processo delle contraddizioni, è un processo in cui tutto è contro la logica, e quindi è difficile usare un sistema razionale per risolverlo, lo ripeto in questo momento. Non è il 1968 la pietra che può far affondare l'una o l'altra teoria. È un discorso a tutt'oggi aperto. Avevo detto che il 1968 è l'immagine speculare del 1985. Lì, nel 68, un bambino di 6 anni viene portato a 3 chilometri, e lo stesso pubblico ministero, se non sbaglio, sono sempre dubbioso nelle citazioni, ha detto per precostituire un alibi, certamente per noi è sicuro, per Stefano Mele, che intanto si allontanava e andava da un'altra parte. Il 1985, guarda caso l'ultimo delitto, viene portato una lettera, ed è indubitabile, contenente un lembo della povera Nadine Moriot, a 30 chilometri questa volta, 35 chilometri, a nostro avviso, usando la stessa tecnica del 1968, per consentire a qualcuno, allora molto pressato, di ritornare da qualche parte dove abitava e per costituirsi quindi un alibi se i carabinieri o la polizia l'avessero indagato. Ma ricordatevi bene che la lacerazione di questa difesa di parte civile viene dal fatto che tutti questi fatti sono fatti aperti. Il PM aveva annotato una, credo sia stato il PM, una notazione importante quando ha detto, certo, la difesa di parte civile ha parlato del 68, della pista sarda, ma ha anche detto che nel 1983 chi spara dal pulmino fece la prima tesi dei professori di Modena è più alto di 1,80 m, nessuno di costoro superava il 1,70 m a tutto concedere. Vedete? È la riprova ulteriore dell'enorme difficoltà che noi abbiamo nel far quadrare questi elementi sempre contraddittori, sempre. Però
quindi la mia replica non è una replica ed è conclusa, il mio invito nuovamente alla Corte di non, nella propria motivazione, che è quella che si ripete a noi ci interessa, di non dimenticare che tutti gli indizi di cui oggi ha fatto nuovamente menzione il PM, cartucce, asqui da stamolla e altre cose, non possono avere il loro significato se non vengono coordinati con quelle grandi problematiche che emergono dall'analisi che abbiamo fatta di tutti i delitti dal 1968 al 1985. Vi ringrazio, ho concluso. Avvocato Saldarelli. Avvocato Santoni, lei è per Bonini, Tiziana e per i francesi. Francesi Muriot e Crespellini. Signori della Corte, prego. Signor Presidente, signor Pubblico Ministero, signori difensori, la replica ha un senso se la parte che si accinge a farla intende contrastare tesi portate da un'altra parte e se intende, con riferimento alle tesi da lui stesso sostenute, indicare elementi e percorsi. Debbo dire, e sarò breve, che pur dando atto alla difesa dell'imputato, dello sforzo, a volte anche disperato, ed in questo nessuno può comprenderli meglio di chi, come me, è quasi sempre difensore, ma di aver offerto alla Corte un tentativo di lettura suggestiva di elementi che a questa difesa appaiono essere elementi insuperabili. Tanto ciò è vero che la difesa ha proposto alla Corte una lettura complessiva di questo processo, che questo difensore non può condividere perché è contraddetta dagli atti di questo processo e dalla condotta degli inquirenti e dalla condotta del pubblico ministero. In sostanza, la difesa, prendendo le mosse da una tipologia, da una categoria logico-criminale, ormai fortunatamente desueta nella nostra scienza criminologica, e che per un certo periodo è stato una sorta di elemento qualificante di una cultura che noi tutti neghiamo, vale a dire il cosiddetto tipo di autore, ha in sostanza inferito che, basandosi su questo specifico metodo ricostruttivo e beneficiando di un clima di antipatia, così lo ha definito più volte e reiteratamente il difensore, si sia costruito addosso al Pacciani un vestito. Questa difesa sul punto ha da essere assolutamente rigorosa e deve fermamente protestare se da parte dei difensori dell'imputato si è inteso attribuire a questo difensore l'invocazione di una categoria criminale che questo difensore non ha mai invocato. E ne ha lungamente discusso il difensore dell'imputato, laddove ha parlato del cosiddetto tipo di autore, laddove si è lungamente diffuso sulla cultura che ebbe a produrre questa categoria, quasi che questo difensore di parte civile, che questo argomento aveva trattato, avesse mai pronunciato la parola tipo di autore. È stato bene attento questo difensore a non pronunciare mai questa parola, a non riferirsi mai a questo concetto se non incidenter tantum, perché il processo logico che ha
inteso percorrere e modestamente suggerire alla Corte è totalmente diverso. Se è vero come è vero che si è intesi partire dal complesso degli indizi raccolti a carico del Pacciani nella correttezza delle indagini, pur con tutte le sbavature, pur con tutte le deficienze che tali indagini necessariamente hanno determinato per la difficoltà oggettiva e soggettiva di procedere su un terreno estremamente pericoloso, correttezza delle indagini, quindi elementi sicuramente genuini, sicuramente seri, per porsi poi il problema della significanza e dell'univocità di tali elementi e quindi risolvere il quesito, importante anch'esso, di una compatibilità di autore, che è concetto totalmente diverso. Ma questa difesa ha dovuto affrontare questo argomento, caro collega, per il semplice motivo che è stato l'imputato a portarci su questo terreno. La difesa non avrebbe mai affrontato questo argomento se il Pacciani non avesse impostato la sua difesa dicendo: guardate, non posso essere io l'autore di questi delitti, perché io sono una persona buona, sono un padre di famiglia, sono un contadino, sono persona che ama le donne, sono persona che certamente, anche astrattamente, non avrebbe mai potuto fare quello di cui vengo accusato. E se questo è, e la lettura delle difese del Pacciani è stata un monotono, reiterato richiamo a questa ontologica impossibilità da parte sua di essere l'autore di questi efferati omicidi, questa difesa ha dovuto in qualche modo analizzare e discutere questo aspetto per poter dire, per poter concludere doverosamente, me lo consenta la Corte, che è la declamata proposizione, quasi un protopostulato del Pacciani, di non essere lui l'autore di questi delitti perché non può essere lui, è un protopostulato falso. Perché se c'è una cosa che questo dibattimento è riuscito a dimostrare al di là di ogni possibile dubbio, oltre ad altre cose, è che Pacciani può essere stato l'autore di questi delitti, perché ne aveva la capacità fisica, perché ne aveva la caratura psicologica, perché una serie di elementi consentono di ritenere essere Pacciani portatore di quelle devianze che certamente hanno connotato questi omicidi. Quindi il problema che ha affrontato questa difesa era il problema della mera compatibilità, ma sulla scorta di una reclamata, reiterata, insistita difesa del Pacciani, riferita proprio alla sua ontologica incompatibilità. Quindi nessun richiamo a tipologie che noi stessi condanniamo, perché è certamente frutto di una cultura che non ci appartiene e che la storia ha dimostrato essere cultura forse anche perversa, o certamente dal prodotto assolutamente inaccettabile sotto un profilo logico, culturale e filosofico. Ma perché dico questo? Lo dico perché questo argomento è in strettissima connessione con l'altro corollario, che la difesa del Pacciani ha insistentemente enunciato a questa cosa. Laddove ha detto: state attenti, signori giudici, tutto il materiale che è stato acquisito sul Pacciani, tutti quegli elementi, tutti quei testimoni, in realtà sono inattendibili. Sia che si discuta di elementi oggettivi, sia che si discuta di elementi testimoniali, perché attorno a Pacciani si era creato e si è creato un forte alone di antipatia. No, questo non è vero. Questo non è vero. Questo non è vero ed è storicamente smentito dalla univoca campagna innocentista che sul Pacciani è stata fatta fin dal primo momento. Perché non c'è prove. No.
No, perché in altro processo la stampa si schierò contro certi imputati, operando una violenta campagna colpevolista, e poi la Corte di Appello di Assise di Firenze li assolse dalla strage di Natale per non aver commesso il fatto. A me interessa connotare quell'elemento. Mi interessa sottolineare un elemento che in qualche modo può determinare suggestione nella Corte e che questo difensore si è astenuto fin dal primo momento di trattare o di evidenziare. Ma quale antipatia? Pacciani si è presentato a questo processo avendo con sé tutta l'opinione pubblica. Pacciani si è presentato a questo processo come un agnellino. Si è presentato a questo processo come persona perseguitata dal feroce Perugini, come persona nei confronti della quale si erano costruiti ad arte degli indizi. Ed in questo mi consenta la Corte, sia per capacità proprie, sia per simpatia. Simpatia, non antipatia, ha goduto l'appoggio incondizionato dell'opinione pubblica, fin tanto che nel corso di questo processo inevitabilmente il Pacciani è apparso quello che effettivamente era. E allora è stata restituita una verità che nulla ha a che vedere, me lo consenta la Corte, con i fatti di cui si discute, ma che quantomeno hanno ridato al Pacciani quella dimensione soggettiva e oggettiva che doveva avere. Perché, e questo è l'ultimo corollario, da parte della difesa si è insistito in maniera, oserei dire, ossessiva su un concetto. Addosso al Pacciani è stato confezionato un vestito. Tutti gli elementi che sono stati acquisiti a carico del Pacciani sono elementi artefatti, sono elementi costruiti, sono elementi non genuini. Si vuole per forza di cose che il Pacciani sia responsabile di questi fatti. E badi bene, la Corte non è stata un'insinuazione, perché per la verità sul punto sono state spese anche parole esplicite, e ne diremo tra un momento. E la prima considerazione che questo difensore deve fare, quantomeno per connotare di rilevante significato quegli elementi acquisiti a carico del Pacciani, è che si è dovuti ricorrere all'espediente dell'artefazione degli elementi, perché sono degli elementi pesanti, sono degli elementi talmente rilevanti e talmente univoci che si deve dire sono stati costruiti dalla polizia o da un ipotetico mostro che nell'ombra ha tramato contro il Pacciani. Il vestito confezionato sul Pacciani, una frase che io ho sentito ripetere dai difensori degli imputati ed in particolare dal primo, non so se 10 o 20 volte. Qui non vi è nessun vestito confezionato. Vi è un percorso difficile, vi è un percorso, oserei dire, contrassegnato da molte contraddizioni, contrassegnato quasi dalla enormità dei fatti, contrassegnato addirittura dalla difficoltà di poter concepire un autore unico per questi fatti. Quindi, ripeto, un percorso che certamente qualche sbavatura, qualche contraddizione, qualche manchevolezza lo presenta, però è un percorso onesto. È un percorso onesto perché gli indizi a carico del Pacciani si sono accumulati nel tempo.
e hanno trovato il loro significato e la loro valenza, neppure oserei dire per l'attività indefessa degli inquirenti, ma perché è stato il Pacciani a dargli significato a questi indizi. È stato il Pacciani a contrassegnare questi elementi di univocità nel momento in cui, con l'astuzia che lo ha sempre contraddistinto, ha cercato di dare a questi indizi una lettura o un'interpretazione diversa. Vedano, la Corte dovrà prescindere da tutto questo. Dovrà dire che gli elementi sono quelli che sono acquisiti. Non dovrà, ad avviso di questa difesa, porsi alcun problema sulla genuinità della loro acquisizione, perché non vi è nessun elemento che consenta di dire che la loro acquisizione non sia genuina o spontanea. Dovrà valutarli per quello che sono, per il significato che essi hanno, per la piccolezza a volte che essi hanno, però sulla base di una considerazione che non è la grandezza di un indizio a determinarle la univocità, ma è il significato dell'indizio. L'indizio può essere piccolo o grande, l'importante è che sia univoco. Il piccolo indizio qualche volta non è l'indizio piccolo. E il signor Pacciani avrebbe dovuto spiegare, e non lo ha fatto, del perché una serie di elementi oggettivi che lo legano in maniera indissolubile a questi delitti, e segnatamente al delitto dei due poveri ragazzi tedeschi, fossero in suo possesso. Avrebbe potuto astenersi dal rispondere, rifiutare il contraddittorio. Non poteva però mentire su questi punti, una volta che avesse deciso di parlare sugli stessi. E sono elementi assolutamente univoci e significativi. Ne ha già parlato il pubblico ministero diffusamente. Questo difensore di fatto ne è ulteriormente esonerato. Ma vorrà la Corte, e lo farà certamente, leggere gli appunti su quel blocco e si renderà perfettamente conto della congruità di quella perizia, e cioè che trattasi di appunti graficizzati sul blocco a posteriori. Questo è un dato di fatto assolutamente pacifico. Per come essi appaiono, per il significato che essi hanno, e perché non vi sarebbe stata alcuna necessità di conservarli dopo 10 anni. E non mi interessa che si riferiscano a fatti certamente accaduti. Il contraddittorio non è su quello. Certamente il Pacciani si è fatto gli occhiali, certamente il Pacciani ha ordinato il telefono. Non mi interessa. A me interessa quando sono stati apposti su quel blocco quegli appunti, e sono stati certamente ricopiati a posteriori dal Pacciani, perché quel blocco era nel furgone dei due ragazzi tedeschi. Così come quel portasaponi è stato preso da quel furgone. L'avvocato Rosso vi ha già intrattenuto, tediato su questo argomento. Esiste la deposizione acquisita in rogatoria che su quel portasaponi è drammatica. La Corte sa perfettamente che un oggetto è parte di una persona e ne acquista la stessa identità. Un oggetto si riconosce se è appartenuto a me o alla mia famiglia. Lo si riconosce a distanza di anni, anche se è un oggetto apparentemente insignificante o apparentemente multiplo. Quel portasaponi è stato riconosciuto come appartenuto a quel ragazzo tedesco. E le matite, anch'esse
certamente di provenienza di quel furgone attrezzato a camper, o solo coincidenze? Sarebbero troppe. Sarebbero talmente tante e talmente univoche da essere, secondo quel concetto dell'id quod plerunque accidit che mi permisi di indicare all'inizio della mia discussione, prova. Prova. Prova perché, e qui torna l'ultima considerazione che questo difensore si è permesso di contrassegnare alla Corte, perché su questi elementi il Pacciani ha mentito. Il Pacciani ha mentito. E si mente solo perché se ne apprezza l'importanza. Si mente nel tentativo di allontanare da sé quell'omicidio. Si danno indicazioni false su quella provenienza perché se ne apprezza il significato di prova. Del resto, anche questo è un dato assolutamente pacifico nel processo. Il Pacciani ha un'esperienza giudiziaria profonda, conosce la distinzione. Non a caso ha subito due significativi processi penali. Ha certamente avuto una lunga esperienza carceraria ed un vissuto carcerario con tutto ciò che ne deriva. Sa apprezzare nell'immediatezza ciò che per lui è pericoloso. Il tentativo di allontanarlo da sé è immediato ed è un tentativo razionale che poi naufragherà, come hanno naufragato tutti gli alibi che il Pacciani ha fornito nel corso delle lunghe e tormentate indagini. E sono tutti elementi che si coordinano, che pervengono alla certezza nel momento in cui a Pacciani viene trovato nel suo orto un proiettile, che, come ci hanno detto i periti, proviene, ha quelle caratteristiche. Sul proiettile non si può dire l'ho trovato in una discarica. Sul proiettile non si può dire l'ho acquistato in una cartoleria. Sul proiettile si dice mi ce l'hanno messo, o la polizia o il vero mostro. Bene, signori della Corte, i processi sono fatti di sensazioni, di impulsi, di razionalità, di valutazione fredda e rigorosa dell'attendibilità di un elemento e della serietà di un elemento, che non può essere scalfito da ipotesi che non appartengono a questo processo, da ipotesi che non appartengono neppure ad ipotesi di lavoro. Pacciani è raggiunto da quegli elementi che il signor Pubblico Ministero ha ricordato alla Corte nella sua requisitoria, da quelle ulteriori e significative contraddizioni che ha evidenziato nella sua replica. Per questa parte civile Pacciani è raggiunto da elementi di prova che, ripeto, sono di natura oggettiva e soggettiva, che contrassegnano un complesso indiziario sufficiente, oserei dire sovrabbondante, per l'affermazione di responsabilità di quest'uomo e perché si è resa giustizia a molte vittime innocenti. Pacciani è certamente responsabile dei fatti a lui addebitati e questa parte civile non può che confermare le conclusioni che già a suo tempo ebbe a prendere, e ringrazio dell'attenzione. Bene, avvocato Colao, prego. Signor Presidente, signor Giudice Allatere, signori della Corte, ho sentito pronunciare dalla prima difesa delle parole del genere, le conclusioni
delle parti civili sono acqua tiepida. Ora io tralascio considerazioni che non mi toccano personalmente, però è chiaro che devo fare rilevare che tutte le conclusioni svolte dai miei colleghi di parte civile hanno avuto un certo pregio. Ma vi sembra acqua tiepida, signori della Corte, che il calco rimasto impresso sul polso destro del ragazzo francese, che corrisponde perfettamente alla misura angolare della punta laterale del trincetto del Pacciani, sia una coincidenza così perfetta? Questa è acqua tiepida. Qui nessuna risposta, nessuna omissione. Vi sembra acqua tiepida, signori, che la larghezza della ferita superficiale corrisponda perfettamente con quella punta? Si attaglia perfettissimamente, nessuna risposta. È stato detto che è stato di... hanno portato i trincetti in aula. È stato forse di cattivo gusto, non so, non ho capito bene, non doveva essere. Ma, signori, ma quella lama di quel trincetto ha avuto una larghezza tale che è risultata inferiore al raggio del seno, dei seni escissi alla Morio e alla Rontini Pia. E allora, se aveva questa lama una lunghezza inferiore, gioco forza, si sono create col filo di costola, lungo il filo di lama, filo di costola di un millimetro, quelle cosiddette soluzioni lineari di continuità che tanto hanno fatto disperare i periti e tutti noi. E signori, il diametro del seno della Rontini Pia era più grosso di quello della Morio. E allora guarda caso, le soluzioni di continuità sono sia sul versante da ore 7 fino a ore 23 e poi ancora su per strappare, perché quelli strappi erano, non c'è nessuna tecnica. Ma quale tecnica? E strappi erano, ma anche sul versante opposto, il versante destro, perché gioco forza, la lama doveva essere affondata di più del raggio e quindi era la costola che incideva. Tutto qui. Ora dico, oltretutto, si è parlata di tecnica e di precisione di taglio, ma quei due martoriati seni sono la dimostrazione che non vi era alcuna tecnica. Ma dove stava la tecnica? La tecnica chirurgica? La tecnica di un'arma bianca che lor signori controlleranno, verificheranno, perché questo è il vostro ufficio, e che questo difensore ipotizza essere quel trincetto, sia sotto il profilo del calco impresso sul radio del ragazzo francese, che c'è una concomitanza perfettissima, angolare, 140 gradi e 139 gradi, sia la tecnica di taglio del seno. Non c'è stata nessuna torsione del polso, perché non c'era nessuna lama con il seghetto da una parte, erano soltanto strappi nel tagliare. È una cosa facile, elementare. Certo, col senno di poi, avendo fatto queste considerazioni, avendo visto l'arma. Orbene, non mi paiono cose d'acqua tiepida. E dico la verità, avrei gradito una risposta. Come? Anche perché ho fornito elementi oggettivi di riscontro, misure, un grafico. Ho misurato io stesso, per quelle poche competenze che posso avere, con un goniometro.
e con un calibro. E guarda caso, sul ventre della martirizzatissima Pettini Stefania ci sono delle ferite ovalariformi, signori, che il professor Mavurri definì con una lieve concavità in su, quella lieve concavità che, guarda caso, corrisponde alla concavità di quel trincetto mostrato e così modificato, particolareggiato e così irripetibile nelle sue strutture formali che sono state modificate, che è concavo. E lo stesso sul pube. Questi saranno elementi forse meno, diciamo, meno probanti, perché naturalmente il tessuto è molle, ci può essere un che, ma il calco sul radio lo dovrete verificare, accertare, per carità di Dio, controllare quei dati che vi ho fornito. E lo stesso discorso alla tecnica di taglio del seno. Bene, passo ad un altro argomento, delitto Mainardi, di cui rappresento la famiglia di Mainardi Paolo. È stato detto, parlando sempre di quella aggressione a cui il giovane, che era attento e vispo, sfuggì con capacità, ahimè il freno a mano era tirato, quindi non poté compiere la manovra completa e rimettersi in direzione di marcia, e lì gli fu fatale, perché furono sparati i due colpi ai fari, come sapete, che poi non è tanto difficile, uno che ha sparato un po' due fari grossi li prende, no? due fari così, non è che era Pecos Bill questo tiratore, era un discorso piuttosto facile. Però rimane il fatto di quel famoso gesto che ha stupito molto, di prendere le chiavi e di buttarle via nel campo. Certo, in effetti le congetture ne furono fatte tante. I feriti, se voi signori che avete buona memoria e siete attenti, vi ricorderete, da questo difensore fu chiesto al professor Beduschi: poteva essere invece che un gesto di sfida un gesto di rabbia? Risposero di sì. Certo, dice, poteva essere sì un gesto di rabbia, perché si era vista sfuggire la preda. Ma ora, quale elemento più rabbioso emerso dell'imputato in quest'aula? I testi ci hanno raccontato di eccessi d'ira. E quindi, signori, questo è un discorso che si attaglia sotto il profilo psicologico dell'autore di questo omicidio. Tornando sul punto sempre di questo omicidio, che naturalmente come difensore di queste parti mi hanno riguardato tutti ed appassionato tutti, devo dire il vero, mi sono molto appassionato, perché questo era un processo che meritava una ricerca della verità e quindi ci ho messo l'anima. Però questo processo di Paolo, questo episodio di Mainardi Paolo, c'era il discorso, dice, hanno compiuto l'atto sessuale, è l'unico in cui è stato compiuto l'atto sessuale, perché era stato trovato il famoso profilattico nella macchina. Bene, i ragazzi andavano lì sul posto anche per stare in intimità, non è detto che andassero sempre lì a far l'amore. E quel profilattico che il medico legale, mi pare la dottoressa, non mi ricordo quale medico legale fu, evidenziò che il liquido seminale nel profilattico era un liquido che era da diverso tempo che stava lì, quindi diciamo era stata una dimenticanza dei ragazzi, che era diversi giorni che era rimasto lì, oppure essendo ragazzi molto per bene, di buona famiglia, aspettava il momento opportuno per metterlo da qualche parte, in un cassonetto o in un altro posto. Quindi anche in quel caso lì ci furono le stesse modalità, cioè l'autore, il reo, intervenne sulle avvisaglie
sulle parvenze che quello che fa scattare la sua fantasia abnorme e lo porta a quell'impulso irrefrenabile di agire, così come è stato. Due parole sole e poi chiudo sul taglio della tenda nell'omicidio dei francesi. Si sono stupiti tanti di dire: ma com'è che si tagliava una tenda che aveva un controtelo? E quindi naturalmente chissà che cosa sarà successo, tutte supposizioni. A tagliare una tenda e un controtelo, per uno che lo vuol fare con una lama affilata di un certo genere, è un balletto, e quindi l'irruzione è veloce. Rimane il fatto però che è stata fatta dal di dietro questa irruzione, ma questa è la sorpresa. È chiaro che chi è abituato e chi vuole sorprendere, quando delle persone sono in atteggiamento amoroso e sono in disarmo, perché chi è in atteggiamento amoroso è in disarmo, a quel punto lì evidentemente il taglio è equivoco, la sorpresa viene alle spalle. E non dimentichiamoci che l'imputato ha avuto dei trascorsi di guerriglia, che sia stata da una parte o da un'altra, a me non mi interessa, però ha fatto il combattente. E questo fatto l'ha portato a capire come si agisce di sorpresa e come si interviene. Era chiaro che il povero giovane, che era stato attinto non solo, mi pare, da un colpo al naso, ma anche da un colpo al gomito, e aveva il gomito disarticolato unitamente ad un colpo a taglio che gli aveva tagliato decisamente il bicipite, cosa poteva opporre? Carponi è scappato. E poi l'uccisione è avvenuta. Con questo, signori, vi ringrazio dell'attenzione. Questa breve replica era doverosa per questa parte civile, che si riporta alle conclusioni già date. Bene. Adesso l'avvocato Pellegrini. Soltanto per associarmi, anche a nome degli altri colleghi di parte civile, alle conclusioni e alle repliche sia del pubblico ministero che dei colleghi stessi, e confermare a nome di tutti quanti le conclusioni già prese. Benissimo. Grazie. Quindi avete chiuso la replica. Allora possiamo aggiornarci per la replica, diciamo, degli avvocati difensori dell'imputato a domani mattina alle ore 9, va bene? Ringrazio. Bene. L'udienza è tolta, arrivederci.